Buonasera e ben ritrovati a Goal Time. Dopo una settimana di stop forzoso dovuto alla copiosa nevicata, questa sera invece siamo con voi, anche se si sono giocate poche partite, ma fortemente volevamo essere insieme al nostro pubblico, a tutti gli amanti del calcio. Questa sera ci siamo e allora diamo subito la parola alla splendida Arianna. Prego, Arianna. Buonasera a tutti. Allora, Arianna, vogliamo presentare i nostri ospiti di questa sera? Sì, Simone Alberici, direttore sportivo Fraore, Marco Musi, allenatore fontanellato. È un Beh, io indiavolato e il manso. manso. No, dai, Hai la batteria è fuori. visto? Sì, È un indiavolato manso. Bene, allora andiamo da Francesca Montanari e Anna Maria Botti a Piacenza, all'altro village, per vedere chi sono gli ospiti questa sera a Piacenza. Ciao Daniele, saluto te e i tuoi ospiti studio. Come sempre siamo all'altro village di Piacenza e protagonista della serata è la società River Garo, che ricordiamo milita in terza categoria Girone A. Ma inizio subito a presentarti i nostri ospiti, il presidente e responsabile del settore giovanile Gianni Buscarini. Un altro responsabile del settore giovanile, ma anche allenatore della prima squadra e giocatore Andrea Tramelli. Il direttore sportivo Dante Guglielmetti. Adesso invece presento i giocatori della prima squadra. Nicola Picchioni, portiere. Matteo Albasi, difensore. Daniele Mazzucchelli, attaccante. Federico Sassi, difensore. Luca Ballerini, centrocampista. Alessio Dilie, portiere. E Ivan Allegretti, centrocampista. Adesso passo la parola ad Anna Maria Botti che invece ci presenta gli altri ospiti della serata. Grazie Francesca, un saluto a tutti voi che siete in studio. Stasera siamo nell'angolo del settore giovanile da River Garo. Presentiamo la scuola calcio, i pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi, le juniores. Qua vicino a me abbiamo Paolo Buscarini, allenatore della scuola calcio, insieme a Nicola Facchini e a Marco Castignoli. Allenatore pulcini 2005-2006 abbiamo Alessandro Chiesa. Allenatore pulcini 2004 Stefano Bosoni. Allenatore giovanissimi Manuel Calamari, Alex Colombi e Nicolas Cappucciati. Tra l'altro questi tre allenatori sono anche giocatori della prima squadra. Per adesso è tutto, Daniele, ti ridò la linea. Benissimo, rieccoci in studio. C'è il nostro Manso stasera scatenato, non riusciremo a tenerlo. Va bene, allora andiamo subito a vedere i risultati, ma prima della nostra breve corsa questa sera con i risultati abbiamo 3 minuti di pubblicità. Benissimo, rieccoci studio. Allora con la nostra Arianna andiamo a vedere i risultati del campionato di Serie D Girone D. Abano, Ceccato Abano 2-0, Bellaria Egea, Montemurlo 0-0, Castelfranco Romagna 0-3, Este Formigine 2-2, Fidenza Rimini rinviata, Fortes Juve, Porto Tolle 0-1, Mezzolara Ribelle 1-1, San Paolo Piacenza 0-4, Scandicci Molese 2-1. Benissimo, anche Fiorenzuola Correggese è stata rinviata, anche in questo caso un campo ridotto veramente in bruttissime condizioni. E, prima di dare la parola al nostro Manso, perché c'è già un messaggio che poi la nostra Arianna ci leggerà fra poco, da sottolineare questa vittoria fuori casa per 4-0 del Piacenza, dimostrazione che fuori casa il Piacenza funziona, non dovendo diciamo attaccare in massa, ma aspettando l'avversario e poi cercando di colpirlo, pare che sia il gioco sicuramente più gradito a mister De Paola. E detto questo, c'era attesa per questa partita tra Fidenza e Rimini, questo testa coda del campionato di Serie D, purtroppo anche in questo caso non si è giocato. E le inseguitrici delle Rimini, insomma, tranne la Porto Tolle che ha messo a segno una bella vittoria nei confronti della Fortis Juve, la Correggese non ha giocato e quindi le distanze tra il Rimini e la seconda in classifica potrebbero, dopo il recupero con il Fidenza, anche allungarsi ulteriormente. Ma andiamo a vedere, perché è stata una settimana molto tribolata, quella in casa Fidenza, qualche cosa ci dice il nostro Manso, tenendo presente che i vertici e i tesserati della Fidenza
sono in silenzio stampa fino al ritorno del presidente che ci sarà martedì. Allora, com'è la situazione, Manso, secondo quello che tu hai avuto modo di sapere? C'è stato qualche problema di spogliatoio, qualche problema societario, che cosa è successo? Beh, è molto, molto semplice e anche un po' complicato, nel senso che mercoledì il direttore sportivo è entrato negli spogliatoi e ha detto che la società avrebbe decurtato i rimborsi del 25%. Perché avevano avuto difficoltà con qualche sponsor, cose normali credo nel calcio. Dobbiamo anche dire che il Fidenza ha figurato bene in questi anni, cioè negli ultimi anni con i giocatori, tranne vabbè qualcuno che poi è andato, però cioè, in senso generale su questo non ci piove. Beh, comunque mi sembra anche una cosa onesta, Manso, cioè dire guarda io non ho la possibilità, ti do 25. No, ma io non sto discutendo questo. Cioè, io discuto l'altra parte, che è quella in cui lo stesso direttore sportivo, Giovati, avrebbe detto e chi vuole fare tre allenamenti fa tre allenamenti. Io su questo io mi sono inalberato proprio, perché essendo tifoso del Fidenza ho detto come? Settimana decisiva, perché ok, c'era Rimini e va bene, potevi anche perdere, però poi c'è il Formigine mercoledì, io credo che sia una delle partite, cioè la finale di Coppa dei Campioni per loro. E quindi ho detto come? Tra allenamenti, cioè è come cedere le armi. Ecco, no? Un inciso, poi presentiamo anche Marco Musi, che lui è allenatore, e Simone Alberici. Ma in questo caso io penso che sia stato anche positivo non giocare oggi, perché dovendo giocare mercoledì questa partita che tu, come dici, filiale di Champions, non giocare oggi su un campo che comunque sarebbe stato un campo molto brutto, tutto sommato può giocare a favore del Fidenza. Però devo fare un inciso io prima, così sì. Sappiamo tutti di cosa parliamo. Il Fidenza voleva assolutamente giocare oggi, oltre perché il campo era pesante, quindi poteva essere avvantaggiato, ma perché ha due squalificati di un'importanza assoluta, che sono Bandaogo e Reggiani. Che quindi avrebbero scontato oggi, oggi la squalifica. Quindi perdere con Rimini ci può stare. Ci sta. La partita però che tu dovevi andare a fare al completo era quella di mercoledì, e questo aggiunge il fatto che i due giocatori che hanno avuto una brutta reazione negli spogliatoi alle parole di Giovati, in pratica al giovedì mattina dallo stesso Giovati, per ordine della proprietà, gli è stato detto guardate che siete fuori rosa. Quindi erano quattro, diventavano, se non si giocava oggi. Io nell'articolo ho proprio scritto, cioè, è come cedere le armi e dire andiamo giù, cioè, non è accettabile, no? Vabbè, però sai, ci sono delle situazioni che a volte non sono d'accordo. Ascoltami, la società di calcio è come un'azienda, Se tu lasci a casa qualcuno di importante, devi preparare dietro quello che lo sostituisce. Non lo fai prima. E qua c'è qualcuno... Però, Manso, sentire Musi cosa ti dice sul fatto di lasciare a casa qualcuno senza preparare il sostituto. No, però bisogna sentire anche il direttore sportivo, perché sai, se il direttore sportivo dice guardate c'è una riduzione del 25% dello stipendio, non abbiamo detto no, le possibilità. Hanno avuto una brutta reazione, non è che hanno detto non veniamo più. Bisogna vedere qual è stata Ma le cose che si dicono negli spogliatoi rimangono negli spogliatoi, certo. Da sempre, non possono uscire e andare alla presidenza. Questo è un errore che è clamoroso. Il direttore sportivo deve riferire, dice i giocatori, non hanno accettato. Il direttore sportivo e gli altri dirigenti che sono nello spogliatoio devono fare da tramite e anche da cuscinetto. Okay? Sentiamo cosa ne pensa Simone. Diciamo che l'aspetto secondo me qui che un po' importante. Scusa, faccio una precisazione, sì. Perché Simone, oltre che essere direttore sportivo, è anche avvocato, sì. quindi esatto. Duplice importante ruolo. Allora, vai Simone, diciamo scusa. Diciamo che l'aspetto più importante in questa vicenda, secondo me, sono due. Uno è che, dalla parte, guardando il lato da parte dei giocatori, dopo la finestra
invernale avvenuta, dei trasferimenti, dunque l'impossibilità di poter essere trasferite, sentirsi dire una decurtazione dello stipendio, ci può anche stare una reazione. Poi, giusto o sbagliata che sia, io non la conosco perché non ero presente, pertanto evidenzio silenzio stampa, diranno le loro ragioni. Da una parte, però, dalla parte diciamo favorevole della società, è evidente che nel momento in cui la società presenta i propri problemi e dice guardate, ci sono noi non ce la facciamo, dunque affronta in modo abbastanza chiaro, perché come ha detto il Manso prima, è vero, Fidenza, anche se ha avuto problemi in questi anni, ha sempre affrontato in modo onorevole i propri impegni economici, quasi sempre. Questo va detto a differenza di tante altre società che invece promettono e poi dopo non mantengono e continuano a fare furbi. Da questo punto di vista invece Fidenza ha sempre detto le cose in chiaro. Certo che secondo me è da settembre, e dico la mia opinione personale, che Fidenza commette grossi errori dal punto di vista della comunicazione, perché secondo me anche questo aspetto qui poteva essere gestito in modo un po' meglio, perché poi dopo rivedere i 62 giocatori che tornano ad allenarsi dopo che uno, io prendo posizione come società, qua parlo da direttore sportivo, prendo una posizione e dico signori siete fuori rosa, i giocatori sono fuori rosa, punto, se no mi gioco la credibilità. Però sì, magari c'è la posizione mediana certo, dell'allenatore che dice ma certo, come, cioè, qua, se mi mancano due giocatori, adesso poi sentiamo quello che dice l'allenatore Marco Mucchi. Ben quello, giustamente, proprio quello è il punto, proprio perché una decisione del genere va ponderata, ragionata, prenderla su due punti e dire no, non mi è piaciuta la risposta che mi hai dato della mia chiesta, non esiste che tu mi rispondi, ti metto fuori rosa, magari c'è da ragionarci un attimo, parlare certo, con l'allenatore, parlare con la proprietà, ragionare, capire la situazione che c'è adesso, perché, ripeto, i giocatori un sacco di volte mi hanno mandato quel paese a me quando andavo delle risposte negative o positive, è uguale anch'io, si rimane nello spogliatoio, si conferma anche, poi si riferisce a Manso anche alla proprietà e alla presidenza di quello che si è detto da un certo punto di vista. Però la cosa importante è che le reazioni devono essere ponderate e ragionate per il benessere della squadra e della società. Perché ormai prima viene la società. Io ho parlato nell'articolo, se mai letto. Sì, ho letto. Io ho parlato di storia. Certo. Ok. La storia di una società, e una società rimane, i dirigenti, i giocatori cambiano, ok? E quindi ogni volta che ti approcci mentre stai facendo la storia di una società, non devi dimenticartelo. Poi le antipatie, le simpatie, le squadre mettono a posto queste cose a fine dell'anno. Sì. Allora, cioè, Manso, sentiamo il parere di Marco Musi, sentiamo il parere dell'allenatore, cosa dice, come avrebbe gestito una cosa di questo tipo. Sicuramente non è una cosa di facile gestione da parte di un allenatore. Io mi immagino, metto nei panni di mister Montanini, che si è trovato a gestire queste cose nel giro di 2 o 3 giorni, dovendo preparare la partita con Rimini e dovendo preparare soprattutto la partita di mercoledì prossimo col Formigine. Quindi non è facile accettare le decisioni della società in certi casi, e come diceva prima il direttore sportivo del Faraone, forse prima di prendere certe decisioni bisogna ponderare bene tutto, i pro e i contro di eventuali scelte. L'errore è stato clamoroso, perché allora il giovedì mattina, mercoledì pomeriggio è successo questo, giovedì mattina il DS telefona ai 2 giocatori dicendogli oggi venite a prendere la roba, siete fuori rosa, fine. Viene dato ordine al DS di cercare altri 2 giocatori. Al giovedì pomeriggio il capitano parla con il vicepresidente Rizzolini e un altro dirigente. Teniamo presente che i fratelli Chiesa non c'erano, che erano via per lavoro, ok? Colloquio telefonico e i due fanno allenamento. Subgiudice hanno detto, cioè oggi erano convocati, fino a domani che rientra. Cioè sono situazioni, come diceva giustamente Daniele, il fatto della comunicazione è veramente incredibile, cioè qualcosa di... cioè non si può, perché è una figuraccia. Qualcuno fa una figuraccia, cioè... delle volte si passa dalla parte, si ha ragione e si passa dalla parte del torto. Io che sono, lo ripeto, tifoso fidentino, questa cosa mi ha... infatti ci sono andato giù duro con gli articoli, però obiettivamente, infatti l'ho anche detto, non lo faccio da giornalaio, ma questo è un articolo da tifoso, cioè
che e però cosa fai? Cosa dici? Cioè, come ti puoi comportare da tifoso in questo... Beh, però, ecco, scusa, voglio riallacciarmi perché è una situazione simile anche, se un attimino diversa, è stata vissuta anche a Piacenza, perché ricordiamo che a Piacenza lo scorso anno i due direttori sportivi che si sono susseguiti, prima Marzio Merli e poi Gianni Rubini, hanno dato le dimissioni, non sono arrivati alla fine della stagione. Quest'anno il direttore sportivo Andrea Bottazzi ha rassegnato, dopo la sconfitta di domenica casalinga con la Fortis Juve, praticamente ha rassegnato le sue dimissioni, dicendo che erano motivi familiari. Ma sappiamo che c'era che una saranno grossa stati pressione, contrasti, no? Che c'erano, ma c'era una grossa pressione da parte dei tifosi per la gestione appunto della campagna acquisti da parte della squadra e cessioni, perché non dimentichiamo, e questo l'abbiamo vissuto qui a Gold Time, che il presidente onorario Stefano Gatti, proprio ai nostri microfoni, ha detto dopo la serie, il filotto di sconfitte contro le grosse squadre, chiudiamo qui, quest'anno non andremo più su, non cerchiamo più di risalire, anzi andremo a ridurre gli stipendi di coloro che, diciamo, dei giocatori, perché un peso così grosso non riusciamo a tenerlo. Beh, non vogliamo tenerlo. Tal'è che è arrivato diciamo, la partenza di Marrazzo, che sicuramente è un attaccante molto di peso, è quello che ha fatto tanti gol nel Piacenza. Che quindi situazione tanto, abbastanza simile. Ma qui, quindi, certamente in silenzio, però, io penso sì, che però qualche giocatore abbia subito però una riduzione, sì, però dimentichi un rimborsi, fattore, eh? Però dimentichi un fattore importante. Dico bene, Simone? È il discorso della comunicazione che dicevamo prima, però. Sì, però, sì, però questa cosa qua è venuta meno fuori, nel senso, ci troviamo delle dimissioni per motivi familiari, ci troviamo qualcuno che va via, qualcuno avrà avuto una riduzione, sì, ma la comunicazione non è venuta fuori come qua, due persone che vengono messe fuori rosa, cioè è quello, secondo me, quello. Beh, forse che forse è stata la reazione dei giocatori che ha portato a questa situazione. Sì, ah, beh, ma non credo che Piacenza non gli hanno detto nulla, quando il direttore sportivo gli ha detto io ti riduco, non credo che gli hanno detto grazie, no, ti ringrazio. No, ferma. Ecco, Ferrari, no, portiere che sì, a Parma è conosciuto, cioè è un bravo portiere, e però ha lasciato la squadra, cioè anche lui ha fatto la valigia, ha rescisso il contratto e è tornato a casa. Sta arrivando con lentigione adesso. Esatto, e quindi, cioè, anche qui insomma, sì, qualcosa però è successo, eh? Non sì, è che Ferrari abbia deciso, no, stando fermo, casa, stando fermo, perché non può andarsi a casare in un'altra, esatto, squadra. E quindi ha deciso, strano, pesante. Mi lasciate parlare, pesante. Strano, sì, ma io non sono assolutamente d'accordo con voi, perché ecco, per me le due cose sono completamente diverse. Cioè, stiamo parlando di Piacenza, che ha perso la possibilità di lottare per quelli che erano i suoi obiettivi. Il Fidenza sta lottando per quello che è il suo obiettivo. Le considerazioni devono essere per forza diverse. Perché qui chiedo l'aiuto di Simone. Le situazioni sono diverse, ma da come dici tu, perché da una parte il Piacenza non ha problemi economici. Quindi c'è, cioè, questa riduzione, non è fatta gioco forza, non ho i soldi per arrivare alla fine del campionato, però se do il 25% sì, ma l'obiettivo della meno squadra che è diverso, aspetta, questi l'hanno perso. Aspetta un attimo, cioè qui praticamente non c'è una motivazione economica. Da quello che pare invece nel Fidenza c'è una motivazione economica, sì, ma non riguarda i due giocatori, pagato, riguardava il gruppo, non i due giocatori. Aspetta un attimo. Io quello però che Simone volevo dire io è questa cosa, secondo me tutti e tre stiamo dicendo un po' la stessa, no, cosa. No, stessa cosa. È la stessa cosa. No, il concetto, ho capito, no, Manso. È una sfumatura Manso, diversa, Manso. Il tuo è una sfumatura. Il concetto è che probabilmente le motivazioni che hanno portato il Fidenza o il Piacenza a ridurre i propri stipendi o comunque fare una riduzione dell'ingaggio dei giocatori è sicuramente diverso. Da una parte la scelta del Piacenza può piacere o non piacere, anzi da tifoso mi potrebbe anche dare fastidio, dire scusa, nel momento in cui vedi che non ce la fai più, tiri il remo in barca, dovresti onorare la maglietta e andare avanti. Dall'altro invece quello che dice il Manso lo comprendo, che dici come? Tiri indietro il remo in barca, io me la sto ancora giocando, capisco il ragionamento. Ma quello che io vorrei fare invece
presa, cioè la differenza, qual è stata? Nella gestione comunicativa, è lì che per me la differenza è notevole. Da una parte il Piacenza, è vero, ci sono stati degli strascichi perché Ferrari si è dimesso, cioè c'è stata una cessione contrattuale, Bottazzi è dimesso, Ferrari cessione contrattuale, eccetera. Però ci sono state delle cessioni contrattuali e qualcuno è andato via, ma non perché ha risposto male, cioè non sono usciti questi messaggi, ci sono stati un rapporto, diciamo, più professionale, più serio, e lì è il mio punto di vista. La reazione l'abbiamo avuta in esclusiva qua del presidente, lì è stato il presidente che ha avuto la reazione e non i giocatori. Qui è stato un po' la rovescia, ma vedi, quello che pesa è la comunicazione. Quello che pesa è che secondo me ha determinato questo silenzio stampa non è stato tanto il primo articolo, è stato il secondo, quando la squadra in pratica ha fatto riammettere, perché possono dire quello che ne hanno voglia. Ecco, soprattutto Grillo è veramente un elemento, anche Giglioli sicuramente, però ma poi Grillo, l'altro è il Fidenza. Ha fatto la storia di questi due anni e mezzo del Fidenza. Però attenzione, che se fosse successo a Piacenza con una tifoseria calda, come quella che c'è a Piacenza, cioè questi due giocatori si trovano i tifosi fuori dalla porta e dice ma l'attaccamento alla maglia dov'è? Ma cosa c'è? Ma guarda che no, stiamo spiegando. Daniele, però non è che loro che hanno detto noi stiamo a casa. Noi stiamo a casa. Loro hanno avuto, allora, noi prima di tutto non abbiamo... Qualcosa avranno detto. Loro hanno offeso la dirigenza negli spogliatoi dicendo delle parolacce, così. Ma perché c'era una riduzione di... Sì, però non hanno detto stiamo a casa. Non è stato detto stiamo a casa. Ma è ben diverso, Cioè, la reazione ci può essere, no? Vabbè, perché... ma tu guarda anche il rovescio della medaglia, perché chi ha preso gli insulti dice, ma come, mi stai a insultare, ti sto chiedendo una cosa perché non ce la faccio, non è perché voglio fare il bullo... Ritorniamo al fatto che lo spogliatoio è lo spogliatoio, molto semplicemente è lo spogliatoio. Dallo spogliatoio le cose devono uscire in una determinata maniera, è sempre successo così. Tu non puoi andare negli spogliatoi se sei un dirigente e registrare i giocatori e poi farlo sentire, perché è la stessa cosa. Vabbè, se tu questa registrazione... Ma registrare per dire... hai capito cosa voglio dire? Certo. Riportare le stesse... Ok, puoi andare a dire al presidente, guarda che non sono contenti... Allora, scusami, Manso, è una cosa a diversa. Questo punto, diciamo... ha una certa responsabilità il direttore sportivo di non aver fatto da cuscinetto tra questo, i giocatori. Questo, l'unica parentesi che ti voglio fare, siccome non era l'unico dirigente che c'era, io non posso dire che è stato Giovati il direttore sportivo. C'erano altri due dirigenti, credo, e quindi non si è saputo chi dei tre è andato, magari sono andati tutti e tre, non lo so. Certo. Però non credo. Qui è stato qualcuno... Non c'è stato nessuno. No, c'è stato, perché sennò... Perché il giocatore potrebbe anche aver preso in mano il telefono, chiamando il presidente questo... e dire... Nei confronti... Succede, Nei confronti... Marco, cosa dici? No, succede, Ritorno alla domanda che tu mi hai fatto prima. Prego. Io mi metto nei panni di Mister Fontanini e capisco le sue difficoltà di questa settimana. Ripeto, io parlo da uomo di campo... mi trovo lì a preparare e a pensare che formazione fare, affrontare a Rimini, affrontare di qua, mettere giù la squadra in un certo modo, cercare di capire quali sono i giocatori più in forma in questo momento. Io sono sicuro che poi, quando è cominciato l'allenamento, quando è cominciato l'allenamento, i giocatori avranno parlato di questa cosa o avranno pensato a quello che diceva il mister. Cioè, le sue enormi difficoltà nel preparare queste cose. Poi bisogna esserci. Ti dico e poi dopo io la smetto. Ti dico le parole della società. La società, quando ha saputo di questo fatto, ha detto ai giocatori, o ha mandato dire ai giocatori, basta, voi ci avete offeso, adesso state a casa e piuttosto noi andiamo giù con dignità. Io queste parole non le ho accettate, le ho contestate nei miei articoli, le contesterò sempre perché, ripeto, prima viene la società. La società non sono i titolari della società. Nel calcio la cosa è ben diversa, non sei padrone della società. Prima c'è un paese, la storia, c'è un sacco di cose che vengono prima di te, dirigente, e anche se sei quello che... caccia la moneta. Vabbè,
Allora, Arianna, c'era un messaggio che penso abbiamo risposto, comunque chiedeva in merito. Chiedeva, ma cosa succede a Firenze? Che l'abbiamo detto. Ne abbiamo abbondantemente parlato. Un messaggio sull'argomento? Sono arrivati tantissimi messaggi. Sì. Scusa, allora, vediamo. Una domanda per Mister Musi. Ti spiace di più perdere il derby o perdere il posto per entrare in playoff? No, come? Perché deve perdere... Lui vuole... Magari vuole non perdere nessuno dei due. Esatto, non è come questa domanda qua. Vabbè, facciamo rispondere. No, è della punta della tesi questo, sicuro, cioè, sicuro. Marco. Sicuramente posso dire che il primo derby l'abbiamo vinto, è stata la prima volta che il Fontanellato ha vinto il derby e quindi nella storia del Fontanellato, quindi questo ha portato sicuramente entusiasmo all'interno del nostro gruppo. Per entrare o meno ai playoff non lo so, nel senso che sicuramente non era il nostro obiettivo di inizio anno. Sarei ipocrita a dire che adesso non ci proviamo, perché a questo punto secondo me il gruppo si è meritato di essere lì ed è giusto provare a fare un'impresa, ben sapendo che ci stiamo confrontando con delle realtà forse tecnicamente più forti di noi, forse con qualche mezzo anche economico superiore a noi, soprattutto in alcune squadre. Però noi con umiltà siamo lì e adesso ce la proviamo a giocarcela fino alla fine. Perdere in partenza non ci sta né perdere il derby né perdere il posto nei playoff. Facciamo così, al massimo li puoi pareggiare. Playoff e pareggio del derby. Diciamo che fra l'altro il derby viene la penultima giornata, quindi può essere molto importante. Poi non possiamo perdere. Sicuro, non lo perdiamo di sicuro. Allora, Arianna... Gianluca ci scrive: secondo me oggi a Firenze si poteva giocare anche nel rispetto dei tifosi ospiti venuti da Rimini. Questo lo decide l'arbitro e ripeto, il Firenze aveva tutto l'interesse di giocarlo. Sì, no, però ecco, a me queste situazioni, no? Che uno che insomma, da Rimini si sposta a Firenze non sono 10 km. No? Beh, bastava che leggesse Emilia Gol e stava a capo, perché non potevano giocare. Va bene. Allora, andiamo avanti. Ma la società può abbassarti di sua volontà l'ingaggio? Non ci sono delle regole federali, secondo me è la società che sbaglia. Dei dilettanti no. Dilettanti addirittura i giocatori ci potrebbero rimettere, così, tra parentesi, perché il massimo sono i soliti 7.500 euro. Sì, è così. Confermo. C'è ancora qualche messaggio? Sì. Vi leggo gli ultimi due messaggi. Sì. Macchetti deve tornare ad allenare. Grande di essere, vai tu al Fidenza. Ah, devi andare tu. Cosa? Devi andare tu al Fidenza. Sì. Sarà dura. Perché sarà dura? Perché sono fra ore. Difficile. Ah, cioè. Cosa? Non andresti ad aiutare la società per cui tifo? Vabbè, io vado ad aiutare tutti, però come direttore sportivo rimango a Frohr, come consulente anche domani. Cioè, ma che brutta persona. Va bene. Allora, adesso vediamo un attimino diciamo, i risultati delle due partite che sono giocate nel campionato di eccellenza. Perché andiamo a vedere un attimino poi di immagini di calcio giocato, perché ne abbiamo. Eccole qua. Qui abbiamo il quadro un pochino completo, quindi eccellenza, girone A, sono giocate due partite. Arianna. Axis Balsa, Mele Tolese 2-0, Fiorano Fidentina 2-1. Due partite si sono giocate anche nel campionato di promozione girone A. Carpaleso Caldelbosco 1-1, Gotico Luzzara 1-2. Poi in seconda categoria di Piacenza, girone A, c'è stata una partita. Podenzano Olubra 5-1. In seconda categoria, sempre di Piacenza, girone B, anche qua una partita. Pontenure Folgore 3-0. E infine, in terza categoria, anche qui una partita. Borgonovo Primogenita 4-2. Ecco qua, e abbiamo così chiuso il quadro delle partite che si sono giocate oggi. Allora, parleremo del risultato delle due partite di eccellenza. Vorrei invece andare sulle due partite del campionato di promozione, perché hanno riservato un attimino delle sorprese. E allora, prima di parlare delle sorprese, andiamo a vedere le immagini, perché delle due partite abbiamo anche le immagini, e cominciamo dalla partita di Carpaneto, fra Vigor Carpaneto e Cadelbosco. Testa e coda nel campionato di promozione tra Vigor Carpaneto e Cadelbosco.
Parte bene il Cadelbosco e dal settimo fallo su Guercio che si guadagna un calcio di punizione. Batte Giacchini, ma Lovattini della Vigor Carpaneto devia. Al settimo Facchini da calcio d'angolo per Fornasari, pronto tiro e Bosi para. All'undicesima occasione per il Vigor Carpaneto, Barba per Arena, ma il suo tiro è debole e dei porti para. Al quattordicesimo il Carpaneto ci prova con un missile di Perazzi, ma anche questa volta dei porti para. Al ventiquattresimo contropiede del Carpaneto, con Armani che prova a superare il portiere in uscita. Ritenta Arena, ma nulla da fare. Al venticinquesimo mani in area di Mussida. Proteste dei giocatori del pubblico della Carpaneto e noi passiamo le immagini al nostro moviolista Pietro Fantuzzi. Al trentunesimo su azione di calcio d'angolo battuto da Valla parla in perfetta traiettoria per Armani che però non arriva in tempo. Al quarantesimo Arena ci prova davanti alla porta e sbaglia, dei porti para agevolmente. E con le immagini passiamo ai secondi 45 minuti di gioco. Parte bene il Carpaneto con Arena che si trova sui piedi la palla giusta, ma il tiro è fuori. Al tredicesimo il Cadelbosco con Vasapollo va in gol, ma l'arbitro poco prima aveva fischiato fuori gioco. Al quattordicesimo Perazzi del Carpaneto ci prova, ma dei porti para. Al diciannovesimo Cadelbosco si fa vedere con Vasapollo che prova il tiro, ma Bosi para. Al ventiduesimo Centofanti per Valla, ancora Centofanti, subisce fallo in area. Per l'arbitro è tutto regolare, proteste di giocatori e pubblico. Al ventitresimo doppia ammonizione per Dosi e il Carpaneto si trova in 10. Al venticinquesimo Carpaneto si porta in vantaggio. Batti e ribatti nell'area piccola davanti alla porta, prima Valla, poi Centofanti. Alla fine il tampin vincente è di Arena per il gol dell'1-0. Al 37esimo Centofanti prova il tiro dopo aver saltato la difesa avversaria, ma dei porti para. Al 39esimo Barba si avvicina all'area, prova il tiro che finisce fuori, nonostante dalla tribuna ci sia l'illusione del gol. Al 47esimo, al secondo minuto di recupero, Vasapollo riesce a pareggiare i conti. Proteste per la sospetta posizione di fuorigioco del giocatore. Al 48esimo Valla prova il tutto per tutto, ma il pallone finisce fuori. L'incontro finisce 1-1. Al microfono di Francesca Montanari, gli allenatori Lucci e Cifarelli. Mister, alla vigilia di questa partita eravate favoriti, primo tempo inchiorati sulla 0-0 e il Cadelbosco vi ha tenuto testa. Nel secondo tempo avete fatto un gol nonostante siate rimasti in 10, poi in minuti di recupero il Cadelbosco ha pareggiato. Cosa non ha funzionato in campo? Ma nell'ultima situazione probabilmente abbiamo sbagliato, c'è stato un concorso di colpa, c'è stata un'uscita sbagliata e abbiamo lasciato un giocatore da solo dentro in area. Il problema è che non dovevamo neanche rischiare nel 92esimo di subire una punizione, di portare la squadra avversaria in area. Cosa da recriminare ai suoi ragazzi? Il risultato del campo, quello che esce dal campo, è sempre il risultato giusto. Non abbiamo giocato 80 minuti nella loro area, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e poi purtroppo il calcio è spietato, alla fine paghi. E come pensa di affrontare le prossime partite? Come quelle che abbiamo affrontato fino adesso, cercando di lavorare in allenamento, migliorare gli errori che abbiamo fatto e cercare di vincere la prossima. Mister, oggi è un punto importante su un campo difficile, vista la partita di oggi direi che la classifica non è veritiera. No, non è veritiera assolutamente, ma è una cosa di cui mi lamentavo sempre, che noi ci mancano almeno 10 punti e non sto esagerando, perché altre partite
abbiamo perso all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, dopo aver anche dominato la partita. Quest'anno ci girava sempre male, ogni occasione che avevano gli altri ci facevano gol, pur giocando delle ottime partite, almeno da quando ci sono io, che sono subentrato. Per me la squadra non merita assolutamente questa posizione in classifica, e comunque noi ci giocheremo il campionato fino alla fine, anche se la retrocessione è quasi certa, però tutte le partite per noi avranno questo spirito qui. Sì, infatti oggi durante tutto il primo tempo avete tenuto testa al Vigor Carpaneto, squadra che era anche favorita assolutamente. Beh, la differenza di classifica era evidente, poi tra l'altro il Carpaneto ha dei giocatori chiaramente di categoria superiore, però noi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, tatticamente siamo stati tutti bravi e disciplinati, ci abbiamo messo quella cattiveria agonistica giusta, e secondo me il punto è nettamente meritato. Alla vista di questo pareggio affronterà le prossime partite in questo modo? Ma tutte le partite, io quello che ho detto ai ragazzi è che si può anche retrocedere, ma bisogna retrocedere con dignità, per cui con noi ci giocheremo fino all'ultima partita, quindi con chiunque, con questa intensità qui, perché chi non ha, se io vedo dei giocatori che sono demotivati, per me non giocano, per me il campionato va onorato, ma va onorato in tutti i sensi. Benissimo, allora Moviola sugli episodi della partita, che sicuramente sono episodi che possono aver pesato anche sul risultato. Allora, partiamo dal primo tempo, il minuto è il 25esimo e il Carpaneto protesta per un man in aria di Mussida. Andiamo a vedere. Te mi vuoi far sempre arrabbiare? Questo è il gol, mi sa, no, questo è un tiro fuori. No, questa è l'ultima immagine, che è quella relativa al gol. Allora, sì. Andiamo a vedere. Allora, scusate, allora, questa era l'ultima immagine che era relativa al gol di Vasapollo. Comunque, se vogliamo commentare questa, andiamo dall'inizio allora. Ok, allora, primo episodio, mano in aria di Mussida, eccolo qua. Che fa? Cioè, dai. Spalla. Simone? No, per me no, troppo vicino. No. Marco? No, troppo vicino, poi non allarga neanche il suo volume con questo movimento, cioè 30 centimetri, mezzo metro, insomma, questo non è, per me non è rigore. E il Manso sappiamo già come la pensa. Sì, io mi arrabbio solo che me ne fai vedere. Vabbè, io faccio vedere perché sai, la gente reclama e io devo far vedere. Lo so, secondo tempo, 22esimo, atterramento di Centofanti in area. Questo è la velocità L'arbitro normale. Non concede qui il questo calcio. Questa velocità normale abbiamo detto tutti che ci poteva stare. Centofanti. Finta, sì. Taff, sull'uomo. Cioè lì è... Disinteresse, la mettiamo se volete possiamo mettere anche la nostra lente di ingrandimento, così andiamo ad avvicinare. Come fai a sapere che non ci tiro fino là in fondo? Di solito sugli occhiali te li sei tolti, quindi probabilmente. Allora andiamo a vedere qui le ci cose poteva davvero stare un pochino più grandi, ecco qua. Se c'era la Juventus glielo davano. E beh, dai, cioè lui un po' Simone si lascia andare, però obiettivamente rigore. Marco? Sì, questo è rigore. La palla passa, lascia passare, il difensore va direttamente sulla. Ha beccato la finta, perché non è che magari vedi, non volendo, però sì, di sì, fatto perché la vedi fatto. Che le gambe però no, però guarda poi, quando, poi anche, alza no, anche il braccio sinistro. No, quando si gira gli dà proprio il colpo, guarda, è lì, il difensore che ha successo questa cosa qua. È un giocatore molto esperto, sa come ci si muove e stavolta gli è andata bene. Sì. Questo era rigore. Allora andiamo adesso a vedere invece il gol di Vasapollo, e qui proteste da parte del Carpaneto per la sospetta posizione di fuorigioco del giocatore. Vediamo un attimino, qua c'è la respinta del portiere, tiro. Non è fuorigioco. Facciamo vedere. No, scusa, c'è quell'uomo qua sulla riga, sulla sinistra. Aspetta. Quando parte la palla. Guarda, cioè è sulla riga quello là. Sulla riga. Il portiere è per terra, ma è più avanti, è più indietro. Quindi due ci sono. No, fuori gioco non lo è. Fatto bene, è stato bravo lì a vederlo.
non è assolutamente fuori gioco. Questo qua che ha dormito, ma non faceva neanche in tempo. Ha dormito, non è risalito per tempo. Eh sì, vedi, sulla riga, anche se era fuori non era in gioco, anche se lui era fuori. Vedi che i giocatori stanno fuori, no, là? Anche se lui stava fuori, era comunque regolare il gol. Perché non puoi andare dietro alla riga, alla difensore. Perché è dietro il portiere, dunque prende il posto. Sì, sì, no, i due giocatori ci sono... ed è regolare, sono stati bravi, la terra è stata brava. Bisogna vedere un pochino la posizione rispetto al portiere, però. Ma guarda, vedi, il portiere è dentro l'area piccola, quello là è il limite dell'area piccola. No, è dentro anche lui, guarda. Beh, vabbè, ho capito, ma ci sono 2 metri lì. Sì, no, non è assolutamente fuori gioco. Guarda, quando calcia la palla, guarda, sulla linea dell'area piccola. Guarda, sì. E il portiere, sì, portiere c'ha spazio ai tra piedi, la soprattutto il portiere forse ai piedi del... C'è anche un altro giocatore. Sì. No, poi anche, secondo me anche ancora, quell'altro là. No, il gol è regolare, molto brava la terna, per una volta facciamo i complimenti. Dai, perché guarda che non è una situazione facile da... No, ecco, perché la velocità prima sembrava fuori gioco. Effettivamente, esatto, sembrava fuori. Devo dire, a velocità il mister l'aveva visto. Io non l'avevo visto, però avevi visto quello là in fondo. Ecco, sottolineiamo che l'arbitro era il signor Piro della sezione di Parma. E quindi magari allora, facciamo uno degli arbitri più bravi che c'è qua. Ah, sì? Sì. Marco, facciamo fare carriera o se la fa da solo? Non lo so, però è sicuramente uno dei ragazzi più promettenti della sezione di Parma. Sono contento, davvero. Bene, allora, collegamento con Piacenza, andiamo a vedere gli ospiti di Francesca Montanari. Siamo con l'anima del Rivergaro, Gianni Buscarini, da imprenditore a presidente del Rivergaro. Grazie al tuo contributo in questi ultimi anni la società è cresciuta, sia per quanto riguarda la prima squadra, sia per il settore giovanile. A te la parola. Buonasera innanzitutto, la nostra società che è nata, che sono 3 anni, quest'anno è il terzo anno, non è cresciuta solo per me, anzi è un gruppo, specialmente per Tramelli Andrea e Dante Guglielmetti, che siamo noi tre che porta avanti il tutto, insieme altri 4 fondatori che abbiamo vicepresidente, altri 3 collaboratori, e insieme noi e gradatamente pian pianino stiamo crescendo. Siamo arrivati al punto di avere tutte le categorie, da scuola calcio a pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores e prima squadra. Abbiamo anche lì da noi 2 squadre di amatori, che una di Dante Guglielmetti, e speriamo di andare avanti sempre così, da migliorarsi e cercare di avere qualche ragazzo in più ancora. Speriamo che siano sempre tutti contenti e noi facciamo il nostro meglio, insomma. Benissimo, passiamo invece la parola ad Andrea Tramelli. Tu hai un triplice ruolo, responsabile del settore giovanile, allenatore della prima squadra ma anche centrocampista della prima squadra. Qual è il ruolo che preferisci? Ma essendo ancora giocatore, sicuramente giocare è sempre la cosa più bella. Poi vabbè, allenare e anche vedere le cose da un punto di vista dirigenziale, quindi dover un po' tenere sotto controllo tutto quello che accade in una società, è sicuramente un'esperienza nuova e è molto stimolante, anche impegnativa, però sicuramente giocare è sempre la cosa più bella. Benissimo, passiamo invece la parola a Dante Guglielmetti, direttore sportivo. Allora, vorrei sapere un po' i progetti e gli obiettivi di questa società. Ma i progetti, ne abbiamo parlato l'altra sera, il presidente mi ha detto che prossimo anno possiamo spendere una cifra molto elevata, per cui penso che sicuramente faremo grandi cose. No, a parte gli scherzi, noi come filosofia societaria abbiamo sempre cercato di fare le cose adeguate alle nostre possibilità e alla nostra, diciamo, ambientazione, al nostro contesto. Per cui sicuramente qualcosa faremo, qualcosa abbiamo fatto già anche quest'anno, per cercare di quantomeno arrivare sempre un po' più in alto anche a livello di classifica, logicamente. E parlando appunto della prima squadra, come sta andando e se i pronostici, insomma, a inizio campionato erano questi o vi aspettavate qualcosa in più? No, diciamo che l'obiettivo era comunque di crescere rispetto all'anno scorso. Lo stiamo in parte, diciamo, centrando.
dobbiamo considerare che abbiamo avuto parecchi problemi dal punto di vista fisico di tanti giocatori, quindi questo ci ha un po' penalizzato, però abbiamo tutto un girone di ritorno davanti e sicuramente speriamo di fare bene. Vogliamo sentire anche le parole del mister, allora, se è soddisfatto dei suoi ragazzi. Allora, diciamo che penso che anche i miei giocatori avevano all'inizio della stagione l'idea di fare meglio di quello che abbiamo fatto finora. Io da giocatore e da allenatore penso la stessa cosa, perché ne abbiamo parlato anche negli spogliatoi. Dopo il girone di ritorno dell'anno scorso pensavamo di fare meglio. Sicuramente quello che diceva Dante, cioè i numerosi infortuni anche prolungati, hanno complicato un po' le cose, però ci abbiamo messo anche del nostro, quindi siamo sotto rispetto alle nostre potenzialità e quello che avremmo potuto fare. Anche è vero che tanti punti li abbiamo persi sempre per poco, insomma non abbiamo avuto delle sconfitte o anche dei pareggi rimediati o immeritati, e forse qualcosa di più sul campo avremmo meritato, però insomma alla fine bisogna accettare il risultato della partita, quindi speriamo di fare meglio, perché abbiamo le possibilità per fare molto meglio di come abbiamo fatto finora. Benissimo, allora poi vedremo nel corso delle varie partite come andrete. Adesso Daniele, ti ridò la linea. Benissimo, rieccoci in studio. Abbiamo 3 minuti di pubblicità e poi continuiamo con le immagini. Passiamo a quelle di Gotico Garibaldina Luzzara. Quindi, amici sportivi, altre immagini di calcio giocato. Bene, rieccoci. Allora, come promesso, andiamo a vedere le immagini relative alla partita tra Gotico Garibaldina e Luzzara. Siamo riusciti ovviamente a riprendere il secondo tempo per motivi di tempo. Vi ricordo che la partita è iniziata alle 16:30 e abbiamo qualche tempo tecnico comunque da rispettare. Comunque andiamo a vedere questo condensato della partita tra Gotico Garibaldina e Luzzara. Sfida d'alta quota nel campionato di promozione tra Gotico Garibaldina in tenuta biancorossa e Luzzara. Parte meglio il Luzzara, che al 15° passa in vantaggio. Azione tambureggiante e Michelini da fuori area beffa Anelli con una palombella vincente. Alla 23° azione sulla destra del Luzzara, cross al centro per la testa di Michelini ed Anelli si salva in angolo. Al 37° proteste del Luzzara per un sospetto contatto in area su Tagliaferro. Al 41° ci prova su calcio di punizione Felline e Fava para agevolmente. Alla 43° Gardella di forza su Tenaglia in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto Tagliaferro, che realizza il gol dello 0-2. Nei secondi 45 minuti di gioco Luzzara cerca di addomesticare l'incontro e concede un solo gol al Gotico. Finisce 2-1 per il Luzzara. Benissimo, anche qui ovviamente 2 proteste da parte del Luzzara. Allora andiamo a vedere che cosa è successo e cominciamo con il primo episodio al 37°, contatto in area su Tagliaferro. Proviamo con la nostra moviola, come sempre il nostro regista Pietro Fantuzzi, ecco qui, palla per Tagliaferro, tocco... Sì, gli va un po' sui piedi, però questo qui si è dimenticato la palla nel cadere. Cioè, un po' lo tocca, hai visto che gli va, però cioè, non allunga il pieno. Simone? No. Marco? No, per me non è rigore. Andiamo avanti, 43°. Qui siamo sul risultato già di 1-0 per il Luzzara, contatto in area fra Gardella e Tenaglia. Lì bisogna stabilire se quella scivolata lì è perché gli ha preso i piedi o perché se ne... lo prende, la gamba destra gliela prende, sì, rigore netto, però anche qua
a velocità normale, sembrava che stesse scivolando già, invece no, l'ha tirato giù, vedi che lo prende, destra, sì, sì, la gamba destra gliel'ha presa, cioè ha beccato, però, la velocità normale non lo vedi mica, gli ha coperto l'arbitro, guarda, ce n'ha due e mezzo, secondo me, però in promozione ci sono anche i segnalini. No, lo prende, no, rigore marcio, bravo, certo. Anche qui l'arbitro. Rigore. D'accordo Marco? Sì, sono d'accordo, forse inutile l'intervento in scivolata del difensore, ecco, poteva temporeggiare un attimino. No, entrare in scivolata, io dicevo sempre, mister, entrare in scivolata quando non sei alla disperata, un metro dalla riga di porta, infatti, se lo fai non giochi più con me. Io dicevo non questo. Giochi più, no, però sicuramente. Bene, poteva evitare. Attenzione che Gardella è uno di quelli buoni. È uno bravo. Non vuol dire niente. È una scivolata che non ha senso. Scuola, no? Modena giocava. Ho capito, però la scivolata, cioè, sul laterale. C'è da dire una cosa, che lui non è un difensore puro. Ho capito. Infatti ha fatto una cosa da centrocampo. Esatto, da centrocampo. A un metro dal palo. Allora, Arianna, abbiamo degli altri messaggi? Sì. Siete favorevoli alla moviola in campo anche nei campionati dilettantistici? Sì, la costa poco. Cioè, non l'hanno mai messa su perché costa la cifra. Fermo un attimo, qui dobbiamo ritornare all'intervista che abbiamo fatto quando è venuto Nicchia Piacenza, presidente degli Abidi, che ha detto in seconda categoria e terza categoria è anche troppo che andiamo a arbitrare, altro che... Sì, quella, perché quella io gli ho chiesto per gli assistenti... Ce l'ho ancora qui, quella frase lì, non l'ho mai dimenticata. Però io volevo Prima o poi mi arriva tiro, è questo. Perché gli chiedo se con i soldi, cosa ci fa con i soldi... Gli esordienti con i bambini. Gli chiederei cosa fa con i soldi della seconda e della terza categoria, che sono il numero più alto di tutte le categorie. Cioè e quindi, sinceramente, un arbitro che dice una roba del genere io lo radierei. No, lo radierei comunque, però... degli arbitri, è comunque un arbitro. È il presidente. È ancora peggio. Cioè. Andiamo avanti, Arianna. Domanda per il Manso. Il Carpaneto a questo punto punterà più sulla Coppa che il campionato? Ma sulla Coppa ci punta sicuro, perché ha vinto 3-0 la semifinale. E quindi deve fare d'andata, deve fare il ritorno e poi c'è la finale secca. Molto probabilmente, tra l'altro, adesso la squadra che è più forte sulla carta, mentre un mese fa era la quarta in classifica, adesso è prima. Ricordo che se dovesse andare in finale con questa squadra che vince il campionato, in automatico, anche se perde, va in... È successo il biancazzurro. Era successo a Mister Musi 2 anni fa, che aveva portato sulla biancazzurra e poi aveva fatto tra l'altro aveva fatto un campionato simile, era stato in testa per tanto tempo, poi gli era tirato due tirabacioni nell'ultimo mese e mezzo o due, era arrivato secondo, terzo, però in finale di Coppa. Sì, dopo un certo punto abbiamo puntato tutto sulla Coppa, perché sapevamo che c'era questa possibilità. Però ecco, colgo, perché io non sono mica ancora convinto, neanche dopo oggi, che il mio Carpaneto arriva dietro il Brescello. E poi... Io aspetto solo l'ultima partita, perché partita è Brescello. Allora, Lentigione c'avevo ragione, che non era difficile, però gli davo ragione che quando aveva 5-6 punti di distacco. La Picardo, uguale. La Gazzanese, uguale. Vedrai che non mi sbaglio neanche sul Carpaneto. Ti spiego. Non è che tieni per le più forti, il problema qual è? Che nelle categorie dei dilettanti, se tu fai una squadra che è 1 o 2 categorie superiori, sei 1 o 2 categorie superiori, e lungo andare in teoria dovresti saltare fuori. Il Carpaneto era partito malissimo, perché se avevano lasciato a casa il mister sicuramente qualcosa c'era che non funzionava. Adesso sono 7 punti in 7 partite. Non è che mi lasciano a casa ancora il mister. No, senti una cosa, non lo so. Cosa dite a Piacenza? No, voglio saperlo. Non lo so. Però posso dire un'altra cosa? Sai che ieri, venerdì, ho sentito il presidente Rossetti e allora gli ho detto, domenica veniamo a vedere la partita, quindi non ti chiedo, non ti telefono neanche a fine partita, perché tanto dovrai sfogarti e vincere 4-5-0, perché...
Cioè, questa è la differenza tra le due squadre. E lui credo si sia anche toccato, però sicuramente mi ha detto: no, vedrai che non va così, non è così né così. E non è che magari sentisse un po' di puzza sotto il naso, però la sfortuna la sfortuna oggi. Ecco, finisco. Parma-Roma 0-0. Il Carpaneto pareggia con l'ultimo in classifica. Sai che mi dispiace che non abbia giocato Fidenza-Rimini? Non c'era il 2 senza il 3? Ah. Magari era un punticino. Vabbè, faceva male, ecco, lì valeva 10. Punticino molto importante. E invece voglio chiedere a Marco Musi, no, con il suo fontanellato, no? Ma questo Sporting Fiorenzuola è così forte? Ma guarda, lo Sporting Fiorenzuola sicuramente è una squadra molto quadrata che ha dei singoli che in un attimo possono risolvere la partita, ha un ottimo gioco corale, loro penso che quando tu arrivi a due terzi del campionato e non hai ancora perso neanche una partita, sicuramente la base per vincere ce l'hai. Noi abbiamo perso con loro una delle tre partite che abbiamo perso, e fra l'altro là era stata la famosa partita in cui ci hanno annullato tre gol, che era stata... Erano tutti da annullare. Forse no, direi di no, però no, ti voglio dire questo, che probabilmente sì, può essere anche una di quelle annate in cui queste cose contano, nel senso che se succede l'episodio nel momento giusto, prendi fiducia, fai dei punti e poi l'entusiasmo viene da solo. Posso fare l'avvocato del diavolo? Certo. Però devi mettere una mano sulla bocca a Daniele, perché non vuole che si dica. Che lo Sport di Fiorenzuola vince? No, che il fatto che voi parmigiani siete arbitrati in seconda categoria da arbitri di Piacenza. Questa è una lamentela che c'è sempre da parte dei parmigiani. Guarda, questo posso dire una cosa, ci può stare, nel senso che chiaramente si conoscerà qualche giocatore più o qualche dirigente più da parte degli arbitri. Io penso che se di base pensiamo questo, possiamo evitare di andare a giocare. Ecco, io la penso così. Poi, io sono d'accordo con te, io sono però lo sai che si dice, no? Si dice da una vita. Guarda, tutte le squadre che sono passate di lì lo dicono. Ma anche il Caorso si è lamentato tanto, sappiamo quello che è successo nella partita con lo Sporting, esatto, che è stato ripetuto. Quindi se non è che uno dice... Con lì, detto in dialetto parmigiano, le lavoro da ciò. È stata una cosa che... Io non ho mai capito come si potesse rifare una partita. L'unica cosa che voglio dirti è che a volte si tende a colpevolizzare sempre, di solito sono due persone che si colpevolizzano, l'arbitro e l'allenatore. Forse c'ha ragione, però l'arbitro e l'allenatore sono colpevolizzati per nascondere altri problemi o altri errori. Daniele, se noi non ce la prendiamo con gli allenatori, con chi ce la prendiamo? Ascoltami, se io parlo male di un allenatore, mi faccio un nemico. Se parlo in bene di una squadra, mi fa qui. Ah, te ne fai tanti, cambia. Ecco, comunque Marco, secondo te, su quattro squadre, perché vedo che il Corte Calcio ha perso un pochino qualche colpo, ma Fontanellato, Fontanellatese, Caorso e Sporting Fiorenzuola, come finirà? E al Senese. E al Senese. Per i play-off direi anche al Senese, che Senese, a dicembre è stata forse quella che si è rinforzata più di tutte. Allora, Corte Calcio, come dici tu, è partito per stravincere questo campionato e sicuramente aveva i mezzi per farlo, e adesso si deve sudare tutto, sudare anche l'ingresso ai play-off a questo punto, anche se penso che alla fine sia una di quelle che arriverà davanti. Lo Sporting è un dato di fatto, il suo campionato è veramente buonissimo. La Fontanellatese, adesso magari mi faccio dei nemici in casa mia, però secondo me ha un organico e soprattutto un potenziale offensivo che non ha nessuno in questa categoria, dei giovani e fra l'altro dei giovani molto bravi. Che ormai sono anche cresciuti, perché... Sì, guarda. Dall'anno scorso, Però sono tutti del 95, 96, 93, 94, sono gente valida. È due anni che giocano in seconda. Sì. E poi c'è il Caorso, che ma tutti gli anni parte, facciamo un buon campionato, poi vediamo, invece secondo me ha i mezzi ampiamente per... Sì, ma ormai le dite tutte. Certo, non ho detto il Fontanellato. No, perché Fontanellato, sì, però bisogna raccontarla, bisogna anche raccontarla, no? Fontanellato, sono venuti da te
e ci hanno chiesto se volevi andare. Lui era in promozione l'anno scorso perché era la biancazzurra, quindi cioè, non si è fatto scrupoli, gli piace il calcio, gli piace sicuramente allenare, e seconda, terza, prima o promozione, io mi ricordo che a me non me ne frega niente, l'importante è stare in questo mondo. E il Fontanellato non è che se la passasse bene, no? All'inizio della rosa, gliel'hai costruita tu o sbaglio? Ma diciamo che abbiamo cercato, siccome i mezzi economici nella nostra società sono relativi, insomma, già sono tanti gli sforzi che fanno per fare questo campionato, abbiamo cercato tutta gente che avesse bisogno di rivincite, di rivalse, abbiamo puntato più su queste cose che su altro, più che magari sul giocatore tecnico, e si è formato un gruppo che adesso, secondo me, sta facendo cose eccezionali. Poi, e poi non possiamo non parlare di Bonazzi, del Bomber, che dopo 2 anni, anzi forse anche 3, in cui cioè, tutti lo davano per finito, perché Bonazzi ha 42 anni. Ha 41. Ha 41 e quest'estate mi ha detto, quando ci hanno sentiti per telefono, ma io pensavo di smettere di giocare. Invece Matteo, secondo me... L'avevano convinto alla Juventus Club, al Felegare, al Sivizzano un po'. L'avevano convinto di smettere. Sì. No, sto scherzando, nel senso che... Matteo, dicendo, l'avevano convinto di smettere. Matteo... E tu invece gli hai detto, beh, piuttosto che niente, ci metti, no? Giusto? No, quanti diciamo, fatto? Ne ha fatti 9. 9? Ne ha fatti fare forse altrettanti. Quanti ne avete fatti? Ah, 26 o 27. Ma è problema che ne ha fatti fare altrettanti su punizioni anche. Sicuramente per noi è importante, però diciamo che... Matteo, io di Matteo che ha dato per finito, lo sai, Guarda, cioè, io quindi, penso tanto che di cappello, ai nostri livelli bisogna credere nei ragazzi, e soprattutto lui ha trovato un ambiente nel quale tanti giocatori, magari meno famosi di lui a livello dilettantistico, si sono messi a sua completa disposizione, perché non bisogna dimenticare tutti quelli che gli ruotano attorno. Oh, che... A dica con la chietro. Però sai, non è sempre semplice. Però bisogna sempre buttare... No, poi li abbiamo visti, perché, scusa, goal time, cioè, diciamo che è fisso da voi. Risultato 2-1. Da noi porta bene. 2-1, un gol o due di Bonazzi. Esatto, cioè... da noi porta bene. Quando venite a riprenderci porta molto bene. Adesso dobbiamo farci pagare, però. Vabbè. Per pagare da bere. Allora, Arianna, vediamo i messaggi che stanno arrivando copiosi anche questa sera. Chissà perché non perde mai lo Sporting. Chissà perché non perde. Perché, Marco, secondo te? Non perde mai lo Sporting perché è vero che, ripeto, è successo quel caorso che aveva perso e la partita l'hanno rifatta. Insomma, l'altra che poteva perdere era davvero con noi quando ci hanno dato questi famosi 3 gol. Però, ripeto, se è lì e a questo punto è lì, non è un caso, sia aiutato, cioè io non credo che sia aiutato, magari gli sono girati gli episodi giusti nel momento giusto, insomma, io sono per riconoscere i meriti. Diciamo. Che ti gira tutto bene. Esatto. Prego, Arianna. Manso, ti piace vincere facile, Carpagneto, Lentigione, Piccardo e Gazzanese vincono il campionato, ti manca dire che vince Rimini e fai l'Emplane. No, io dicevo che vinceva il Piacenza, penso, o la Correggese, però l'ho detto, l'ho spiegato prima, no? Cioè, non è che, cioè, credo che se analizzi le rose, queste sono le squadre in assoluto più forti, ma non... Cioè, sono di altra categoria, nelle categorie di cui appartengo, cioè la Piccardo è una squadra di prima categoria? No. Ok, ragazzi, no. La Gazzanese è una squadra di prima categoria, cioè, il Carpaneto è una squadra di promozione, cioè, questo è il senso. Poi, però Manso, Rimini ha 2 signori giocatori, Ricchiuti Rimini, e Pera, cioè, voglio dire, tutto quello che vuoi, Pera è quello però, che ha fatto più gol, però assoluto, Rimini, ha fatto 24 quando, gol. Quando ha preso le 3 papine, 3 o 4 erano? Da Fiorenzuola, sì. Io quanto ho goduto, ragazzi. Ma era l'inizio del campionato. Ho capito, ma come sono partiti? Molte squadre si devono assestare. Io se dovevo sposare erano l'Est, io avevo detto Est, le 4 per me, e Rimini lo mettevo 5ª squadra, Est, Porto Tolle, Correggese e Piacenza, e Rimini lo mettevo come 5ª, fate. Ci si può sbagliare, però non è che ci abbia una squadra di 5 categorie superiori, perché hanno sbagliato un sacco di partite all'inizio. Però insomma c'è dei giocatori. Poi che in Serie D, c'è una squadra che mi sta facendo stravedere da 12 o 13 partite a questa parte, che è lo Scandicci. Mamma mia, se fosse partito col passo che ha adesso. Ma lo Scandicci è arrivato anche un portiere che fra l'altro, qua posso dirlo, un mio pupillo, cioè, un mio pupillo, Casini, bravissimo. Ascolta, Casini, quando è che facciamo la sfida e poi lo facciamo vedere tra i miei pupilli e i tuoi pupilli? Va bene, questo è bravo bravo, però Casini è bravo bravo, portiere è bravo bravo.
Allora, adesso andiamo avanti, Arianna. Un saluto al grande mister Marco Musi da Gigi Campelli del Palanzano. È stato un mio giocatore a Lesignano, anche se per un breve periodo abbiamo fatto delle belle serate anche insieme. Bene, prego Arianna. Il centrocampista Dosi non è stato espulso ma solo ammonito, grazie. Chi è? Forse quello del Carpaneto. Del Carpaneto? No, è stato espulso. È finito la partita in 10. Cavoli, era il secondo giallo. Magari si è sbagliato l'arbitro e adesso stanno cercando. No, anche perché quello che mi risulta era già stato ammonito. Poi abbiamo visto. No, basta con la giustizia sportiva perché. No, se vuoi lo facciamo vedere. Le immagini sono chiare: giallo e rosso si vedono. Abbiamo televisione a colori. Quindi. Molti mi hanno chiesto sul sito se Carpaneto aveva fatto ricorso. Io devo dire che, oltre ad averlo chiesto al Presidente, avevo letto anche il comunicato che abbiamo prontamente pubblicato, in cui diceva che Carpaneto aveva fatto ricorso verso i tre punti dati a Royal Fiore a tavolino. Il ricorso non solo era improntato sul fatto di quei 90 giorni di cui parlavamo, ti ricordi? Certo. Com'era la frase, avvocato? 90 giorni dall'inizio del procedimento. C'era la parola ricorso, la devo trovare. No, in pratica che diceva che non potevano esserci transizioni da questi 90 giorni. Perentorio, ecco, avevamo giocato sulla parola, quindi perentorio dovrebbe voler dire che nessun altro caso può combattere questa parola, però, non era solo su quello ma anche su altre cose. Adesso vedremo o questo mercoledì o l'altro mercoledì cosa succederà. Le voci di Mansospia dicono non questo ma quell'altro. Benissimo, allora adesso collegamento con Piacenza, poi abbiamo ancora immagini da vedere delle partite giocate nel pomeriggio e più specificatamente Podenzano-Olubra. Siamo nell'angolo dedicato ai giocatori della prima squadra del Rivergaro. Chiederei subito ad Ivan Allegretti, centrocampista, un pregio e un difetto dei tuoi compagni di squadra. Secondo me, parlo a livello generico, siamo un gruppo molto umile, poi un pregio può essere che siamo tutti dello stesso paese, quindi ci troviamo anche fuori dal livello calcistico, dall'ambito calcistico, e un difetto... forse che la società è appena nata, quindi abbiamo bisogno di giocare un po' di più insieme, forse. Va bene, passiamo la parola invece a Matteo Albasi, difensore. Tu hai giocato prima nel Rivergaro, poi hai deciso di andare via, poi invece sei ritornato. Come mai questa decisione? Beh, dopo tanti anni, vabbè, io non mi ero trovato con la società precedente, adesso comunque con una società nuova, mentalità nuova e diversa da come vedo io il calcio... Sono tornato, ecco. Come vedi il calcio tu? Ma divertimento, ovviamente con l'obiettivo di vincere, però divertimento. Meno pressioni e più divertimento. Sì, che poi di fatto è la cosa un po' più importante. Magari voi penserete alla classifica. Poi vincendo ci diverti di più, no? Sì. Passiamo invece la parola a Nicola Scappucciati. Tu sei un terzino e sei anche uno dei ragazzi più giovani. Sì. Come ti trovi in questa squadra? Ma io mi trovo molto bene, mi sono sempre trovato bene fin da quando sono arrivato, 2 anni e mezzo fa. Che sono venuto a Rivergaro prima in prestito e sono stato qua in prestito 1 anno e mezzo, poi quest'anno mi sono trasferito definitivamente, diciamo, in questa società e ho trovato subito un gran gruppo, un bel gruppo di amici e ho deciso di giocare qua perché comunque per me il calcio è soprattutto divertimento e in questa squadra è il punto, diciamo, fondamentale. Benissimo, passiamo invece la parola a Nicola Picchioni, tu sei un portiere. Sì. Qual è il vostro obiettivo per questo campionato? Beh, sicuramente, come ha detto la dirigenza prima, che di migliorare i risultati dell'anno scorso, e cosa che abbiamo ancora un girone di ritorno per poter attuare questo scopo, e speriamo di riuscire dall'ottavo nono posto che qui siamo arrivare al quinto o quarto posto, diciamo, e speriamo di farci.
Va bene, ve lo auguro. Passiamo invece la parola a Daniele Mazzucchelli. Sì, grazie. Tu sei un difensore? No. Attaccante, cioè hai ragione, attaccante. Allora, tu sei uno dei più anziani della squadra. Quanto è importante per te il gruppo? Il gruppo è fondamentale, ma molto facile. Ragazzi intelligenti, brave persone, risulta tutto molto più semplice, molto più facile, è un piacere. Sei un riferimento per i tuoi compagni di squadra, ti ascoltano come... Ripeto quello che ho detto, è molto facile perché comunque è un gruppo di brave persone, risulta tutto molto più semplice. Va bene, allora facciamo un applauso a questa squadra perché sono tutti ragazzi davvero molto bravi e Daniele ti ridò la linea. Benissimo, ritorniamo negli studi di Parma, c'è il nostro Manso sempre molto caldo nella discussione, allora lo facciamo discutere ancora un po', 3 minuti di pubblicità e 3 minuti di discussione qui in studio, poi ci ritroviamo. Benissimo, eccoci in studio e abbiamo, grazie alla nostra collaborazione con Piacenza Channel, anche le immagini relative alla vittoria per 4-0 del Piacenza contro il San Paolo. Le immagini. Queste erano immagini, 4 gol, una partita combattuta, una partita nel segno di Lisi, il centrocampista del Piacenza che ha guidato la squadra in questa vittoria. Ecco, qui ne parliamo un attimo anche con Simone, cioè questo Piacenza che vince così facilmente fuori casa e non riesce in casa, secondo te, qual è il problema? Non vorrei dire che è il tifo, perché so che i tifosi di Piacenza sono molto attivi, probabilmente un po' o l'atteggiamento o molto probabilmente la mancanza di attaccamento forse della società con i giocatori che non riescono a... Odies, scusa, ma l'hai visto come sono venuti i gol e le azioni? Questi sono bravi quando si distendono. Certo. Allora magari facciamolo spiegare a Mister Musi, che so che ama questo gioco come me. Il fatto che... Ma scusami, sì. Ma in casa non si distendono allora? Beh, ma sai, guarda che è un'arte anche far venire avanti l'avversario. Lo so, però perché fuori casa e in casa no? Era questo il concetto. Beh, perché c'è molto più semplice. Però è un'arte anche far venire avanti l'avversario. Sbaglio? Sentiamo il mister. Secondo me ci vuole più attaccamento della maglia da parte del giocatore della società. Io devo dire che non è che...
Mi piace molto la gestione di Piacenza da parte dei Fratelli Gatti, ma la mia opinione, dal mio punto di vista. Davvero, però non chiamiamo più, Butto lì, no, è la sua opinione. Mia opinione personale. Cioè. Però sai, a Piacenza ci si è abituati anche al discorso che per fortuna che ci sono i Fratelli Gatti che ci mettono i soldi. Per altrimenti... che c'è il comitato Salva Piazza che è intervenuto. E gli ha dato il titolo. Ha dato il titolo, noleggiato, affittato, da quello che... Sì. Che so. No, adesso è diventato definitivo. Definitivo? Sì, sì, sì. È diventato, perché dopo 3 anni c'era questo discorso che o diventava definitivo o veniva ritirato. E adesso è diventato definitivo. Beh. Sentiamo l'opinione di Musi sul discorso di questo difendo, Piacenza che difendo, vince fuori sì. casa. Esatto. No. No, ma adesso al di là delle battute, il discorso... E cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche della propria squadra, tutto lì, cioè nel senso se uno capisce che la propria squadra gioca meglio facendo una buona fase di non possesso e poi ripartendo alla svelta, si può giocare anche così, cioè non c'è una regola ben precisa, poi magari non è la cosa più spettacolare del mondo. E anche, magari non no, è il gol fatto in velocità, allora, agli occhi dell'opinione pubblica è bello vedere 18 passaggi. A me piace. Beh, con lì le mie ballò. A me piace che la mia squadra recuperi le palle alla svelta, ad esempio, e poi cerchi di arrivare là più alla svelta possibile. Però, dov'è che la vai a recuperare? La vai a recuperare in determinate parti del campo, certo. Ti alleni per recuperarla certo, lì. Quando certo. uno parte, tutti partono, cioè la prepari. Cioè, viene preparata in un certo modo. Okay. Certo. Poi penso che a quei livelli lì ancora di più, ecco, voglio dire. Se si cerca di far così, Marco, cioè, Marco che... mettiamo una buona parola per far prendere il patentino d'allenatore a chi? Al Mazzo. No, io c'è più tardi, sono uno di pochi, credo, alla settimana dall'esame. Quindi. Ah, sì. Va bene, andiamo a vedere, altro calcio giocato, oggi c'era un'altra partita che si è giocata grazie al campo sintetico, è quella tra Podenzano e Olubra, seconda categoria, girone A, andiamo a vedere. Il Podenzano deve vincere per conquistare punti pesanti in chiave play-off. All'Olubra servono punti per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica. E allora Podenzano in maglia rossa subito all'attacco. Al 13esimo bella azione Gervanotti per Luca Rigolli che fulmina il portiere in uscita per il gol dell'1-0. Al 31esimo bella azione di Galletti che evita l'uomo, cross al centro dove Luca Rigolli non arriva per il tap-in vincente. Al 35esimo ci prova Galletti dal limite, tiro a giro, fuori di poco. Al 39esimo calcio di punizione per l'Olubra, batte Bergamaschi, la palla si spegne di poco fuori alla destra di Brusi. Al 45esimo bella azione dell'Olubra che libera davanti alla porta Bruzzini. Brusi in uscita salva il risultato. Ad inizio secondo tempo spinge forte l'Olubra e dal terzo azione sulla destra. Palla al centro per Bergamaschi, gran tiro, respinta prodigiosa di Brusi sulla quale si avventa Bergamaschi per il tap-in vincente che vale il pari. Al 20esimo azione sulla destra di Rebecchi che piazza la palla al centro dove Luca Rigolli insacca il gol del 2-1. Al 24esimo ancora Rebecchi sulla destra, palla indietro per Alex Rigolli, gran tiro che Mazzeo devi in angolo. Al 26esimo uscita di Petronio su Luca Rigolli e l'arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto Rebecchi che realizza il gol del 3-1. Al 33esimo contropiede micidiale di Gervanotti, palla al centro per Garilli che infila il gol del 4-1. Al 41esimo bella azione di Rebecchi che apre in area per Galletti che non riesce nella tap-in vincente da favorevole posizione. Al 46esimo mentre a centrocampo ci si attarga in discussioni, discesa del Podenzano con Zilli, palla liberissimo al Nici che piazza il gol del 5-1. Finisce così 3 punti importanti per il Podenzano. Parola alla presidente Luigi Perazzoli. I ragazzi giocano, si divertono, poi quando ne fai 5 in una partita, francamente sì. È un buon momento, se noi escludiamo le prime 4 partite dove ci siamo forse giocati la possibilità di vincere il campionato, oggi saremmo primi in classifica. Se il campionato inizia 4 domeniche dopo.
diciamo che quando comincia un campionato tutto quello che viene di buono, certamente sì, non lo nascondiamo che vogliamo arrivare ai play-off. Benissimo, rieccoci in studio. Allora, due... Prego, prego, no, mi fa piacere. Di calcio in velocità, contropiedi manovrati, cioè questi recuperavano palla nella loro metà campo e sono arrivati in porta, hanno fatto 5 gol, uno più bello dell'altro, ragazzi che si passavano la palla, cioè quello non era bello questo. Hanno una verticalizzazione del gioco micidiale. Sarà bello il tic-tac, io amo questo del calcio. Allora, andiamo a vedere perché ci sono qui due episodi. Allora, prima la contestazione da parte dell'Olubra per il primo gol del Podenzano, per una sospetta posizione di fuorigioco di Luca Rigolli, appunto l'autore del gol. Andiamo a vedere le immagini relativamente a questa azione, a questo gol. Ecco qua, anche qui in velocità, come giustamente dice, momento del passaggio. Boh, non è facile, però secondo me no. Lo rivediamo. Vedo. Allora, ecco qui. Geometra? No. Tiro sulla stadia? No, era regolarissimo. Regolare? Sì, allora, ma perché c'è il giocatore là in fondo, il terzino là in fondo che tiene in gioco, secondo me. Sto proprio guardando, invece di fermarsi. Vedi che si doveva fermare. Se si fosse fermato, dove c'era il suo compagno, invece... Al D&D 3, che poi non si sa perché. Non ci sarebbe mai arrivato. Chiamiamo inesperienza. Va bene, andiamo a vedere invece il calcio di rigore. Qui uscita di Petronio su Luca Rigolli. Andiamo a vedere le immagini. Il fallo c'era c'è tutto. Allora, qui adesso ti dico il motivo della contestazione da parte di Roba. È che praticamente il giocatore aveva già calciato al momento dell'intervento del potere. Ma non è Petronio. Vero, perché se tirano la terra potrebbe, vedi che la palla rimbalza lì, non è andata fuori. Se andava fuori potevano avere un pezzo di ragione, ma la palla era rimbalzata in campo. In teoria ci arrivava... Io ti ho detto il motivo della contestazione. Sì, no, ma sto dicendo quello che ha fatto bene l'arbitro, perché in pratica se non gli fanno fallo, lui alza la palla, in teoria potrebbe arrivarci prima dell'azzurro, no? Simone, sei d'accordo? Sì, rigore, per me ci stava anche l'espulsione. No, espulsione no, perché l'azzurro è al pari del portiere e quindi fa ostacolo, non è ultimo uomo, Guardalo, sono a contatto, dai. È stato bravo l'arbitro, guarda, ha fatto due scelte non facili e secondo me è stato bravo. È Piacentino questo? Sì, Piacentino. Poi qua c'è il discorso che comunque fra l'altro... Allora i Piacentini con i Piacentini sono bravi. No, complimenti davvero all'arbitro, perché secondo me non era semplice. Noi lo vediamo così, dice fermo, ma secondo me non era semplice. Le due scelte proprio rigore e non espulsione, secondo me, cioè non è facile trovare arbitri così. Abbiamo dei messaggi? Ecco, la nostra Arianna, allora... Ma Arianna, ma quelli su di te li leggi? No. No? Lo sai che l'Arianna è stata a Roma, un casting, e che forse la perdiamo perché andrà a Canale 5, a Uomini e Donne? Io leggo tutto, Cioè, è vero o no? Sono andata a Roma, ma non ero un pezzo. No, mi hanno detto che ti hanno visto là dentro con la De Filippi a parlare. Lasciala lavorare, poverina, lasciala lavorare. Dai, andiamo Arianna, andiamo dalla Serie A alla terza categoria, quando si perde sempre colpa dell'arbitro o dell'allenatore, più dell'arbitro. Mister Musi, ma chi ve lo fa fare? Ci glielo fanno fare i DS, i direttori sportivi. Io mi dissocio. Scusa, era troppo bella. Va bene. Mister Musi, il giocatore di Martino ha fontanellato e vuole fare la storia, lo faccia giocare. Le raccomandazioni. È vero. Per adesso non ha ancora messo piedi in campo, però... Come mai? Non ho capito. Perché è un attaccante e da noi gli attaccanti stanno facendo bene per adesso. Lui
Beh, si sta allenando, scusa, si sta allenando sempre. Concediamo... Lo so che non lo vuole dire, ma si è fatto male Bonazzi, lui. Sì, ieri mattina in amichevole ha avuto un piccolo infortunio, Matteo, vediamo quanti tempo ci metterà. Ha fatto un'entrata da dietro. Ma sai, potremmo sempre trovare questa situazione, no? Facciamo come il Gulo, quindi standing ovation alla fine del primo tempo, dopo che uscire. Ha fatto gol, lo facciamo comunque, uscire e facciamo giocare. Daniele, hai detto una cosa sacrosanta, sì. Perché lo sai qual è il... La notizia della domenica, che Gulo non è stato sostituito. No, davvero, ma ha giocato oggi? No, non ha giocato. Ah, non ha giocato. Quindi, cioè, è stato fortunato. Vabbè. Andiamo avanti, Ariane. Volevo fare i complimenti a chi gestisce il campo a Carpaneto. Alla squadra no, perché ha la frutta. Lucci in bilico, ma forte bilico. Addirittura. Allora non ci eravamo sbagliati quando abbiamo detto... Non lo so, io non voglio entrare in queste scelte perché a me quando lascio una casa gli allenatori mi dispiace sempre perché un allenatore io invece... nel bene o nel male deve cominciare il campionato e finire il campionato. Beh sì. Altrimenti uno... No, se certo. Sbaglia va a casa, fine. Ma lo perché sanno, se sbaglia va a così. Casa? Ma non puoi dare... No, è vero che c'ho ragione. Dipende in cosa sbaglia. È vero, ho capito. Se cosa sbaglia, non esatto. Ha più in mano il gruppo non lo segue, ci sta magari la decisione dell'università. Beh, ascolta, a me non tanto tempo fa un allenatore mi ha detto no, perché in famiglia me dig me. Cioè, io non ho detto niente. No, ma se fossi stato un dirigente, ti lascio a casa immediatamente. Su questo ti posso dare ragione. È bello allenare per questo, perché da allenatore sei sempre un pochettino solo in queste cose qua. Esatto. Diciamo che soprattutto quando le cose vanno male. Colpa dei DS. Ancora. Sempre colpa dei DS. I DS fanno la squadra con l'allenatore o senza allenatore, poi non servono più niente fino a quando a dicembre. Okay? Per due settimane torniamo in auge. Ok, il problema è che non deve essere così. Cioè il DS deve essere, come dicevo prima, un cuscinetto tra la squadra, la società, l'allenatore, i giocatori. Cioè, ok, questo deve essere un DS. E secondo me è più impegnativo quel lavoro lì che andare a comprare due giocatori, perché cioè, o tre, o cinque, o dieci, perché tanto cioè, li compri se hai i soldi, se no non li compri. O se no li convinci a venire se è il tuo gruppo che convince. Guarda, allora faccio i complimenti al mio di DS, che forse essendo un ex giocatore, un ex facente parte del gruppo, sta facendo tante volte da cuscinetto quando c'è il minimo problema, è sempre lui a risolverlo, quindi in questo sta facendo molto possiamo bene. Possiamo fare i complimenti anche lui. Al DS, perché non è DS basta. Fa tutto. Cioè, qualcosina. Direttore generale, DS, secondo me fa anche la formazione reale. No. Non penso. Reale è il mister del Praore. No, ma non dire queste cose qua. No, ma mi diverto. Tanto lo sanno che è impossibile. Sono amici e sanno benissimo allora, che sto scherzando. Fare formazione al salutare è impossibile. Andiamo avanti. Sto scherzando. Visto che per risparmiare fondi pubblici fra qualche anno si fonderanno le province di Parma e Piacenza, non si potrebbero fondere anche le società di calcio, ovvero una fusione tra Parma e Pro Piacenza, Gianluca? Che assist! Parma e Pro Piacenza! Che assist! No, attenzione alla finezza! Posso partire? No, attenzione alla finezza, perché forse tu non l'hai capita bene questa. No, io l'ho capita, siamo lì per tutte e due. Cioè, no, fusione fra Parma e Pro Piacenza. Nessuna delle due, perché Pro Piacenza sta giocando in Serie C e il Parma sta giocando Piacenza. Potrei starci perché così almeno guadagniamo una categoria subito. Se il Pro Piacenza si salva, oltretutto quello, anche quel problema. Anche se sta facendo un bel campionato, nonostante i punti di penalità, 8 punti, non porto. Vabbè, andiamo avanti. Questa era una finezza, però attenzione, sì. Va bene. Complimenti per gli ospiti, un mister competente e un grande direttore, Beppe. Bene, grazie infatti che sono... Beppe, non può essere che Beppe Carpi, che oggi lo dobbiamo dire, stasera a Carpaneto non ci devono sentire, ma hanno detto che verso le 7 al Barino c'era tutto il Brescello. A festeggiare pareggio. Sì, e c'era il direttore... che continuava a aprire delle shampoo. No, non si va a shampoo. No, si va a Prosecco. Vabbè, Brescello è il posto della Aghera, Prosecco e Piescai. Questo mi hanno detto, mi è arrivato un messaggio, io sì. Non lo volevo dire, ma cioè, se lui mandi messaggi vuole farmelo dire per forza, cioè,
E immagino la godura che hanno provato, logicamente godura sportiva, perché io credo che faccia parte del gioco, io credo che sia anche bello, anche per la sportività che spero ci sia fino alla fine tra queste due squadre, certo, che io ammiro molto, tutte e due. Andiamo anche avanti. Se il Cappalletto è più forte. Bene. Andiamo avanti, Arianna. Tranquilli, a Fidenza tutto a posto, mercoledì giocano a Formigine. Beh, cioè, lo sapevamo già, cioè, non è che il problema è che sia tutto a posto, siamo tranquilli. I due squalificati non giocano. Questi due sono sub giudice, secondo quello che ci è stato riferito, anche se oggi avrebbero giocato. Quindi anche questo è un giochino che non si capisce bene, no? Oggi avrebbero giocato. E poi domani decide il presidente quando arriva. Cioè, in pratica... Vabbè, adesso arriva... Non sanno che pesci pigliare, no, per però giustificare... Però adesso arriva il presidente, quindi mercoledì giocano... Sì, ma il presidente, secondo te, chi è che ha detto al DS di lasciarli a casa? Io... No, non so, non c'era il presidente. Ma il telefono, cioè, funziona. Cioè. Va bene, allora, 3 minuti di pubblicità e poi ritorniamo in studio. Abbiamo ancora tante cose da vedere e di cui parlare. Benissimo, rieccoci in studio. Allora, dopo l'assist del nostro telespettatore sulla fusione tra Pro Piacenza e Parma, cioè questa è veramente bella, c'era Simone che voleva dire qualcosa invece sul Parma, ma questo Parma rimarrà in Serie A oppure B, oppure il prossimo anno lo vedremo nella categoria dilettanti? Onestamente bisogna capire anche di che Parma stiamo parlando, perché abbiamo già visto un cambio di proprietà, è il terzo cambio di proprietà che vediamo in pochi mesi, secondo me qui sono tutti inganni per cercare di nascondere le reali intenzioni della società o comunque di chi c'è dietro. Personaggio che è venuto prima, Taci, con anche la proprietà precedente, ha comunque fatto, secondo me, servire per temporeggiare questi 2 o 3 mesi. E adesso, meno le voci che arrivano dalle mie parti, è che l'obiettivo è quello di pagare l'IRPEF entro il 16, perché, ripeto, domani. Sarebbe domani, scade il termine... Dopo domani. Scade il termine per il pagamento dell'IRPEF, cioè sul punto di penalità. Molti pensano che i giocatori hanno fatto la messa in mora. Io qua vorrei dare una piccola correzione giuridica. Non c'è stata nessuna messa in mora dei giocatori. I giocatori hanno dato un ultimatum, diciamo, di natura sindacale. Hanno detto, attenzione, il 16 c'è la prima scadenza importante. Vogliamo vedere un segnale della società. Se non ci sarà questo segnale, noi metteremo in messa in mora la società. Cosa vuol dire? Che verrà mandata delle raccomandate da parte dei giocatori e la società entro 20 giorni dal ricevimento delle raccomandate deve pagare tutti gli arretrati. Se questo non verrà fatto, tutti i giocatori saranno risolti, rescisso il contratto, saranno liberi, saranno svincolati e potranno cercarsi delle squadre liberamente. Però, ecco, ma secondo te verranno pagati i contributi? Secondo me, dal sentore, dalle qualche informazione che ho, l'IRPEF, o almeno parte dell'IRPEF, dovrebbe essere versata. Perché comunque, parliamoci chiaro. Fanno il bel gesto. Sì, fanno il bel gesto. Qua l'intenzione di far fallire Parma o comunque di farlo interrompere addirittura, qua parliamo che se vanno messe in mora con cessioni contrattuali rischia di non finire neanche il campionato. Parliamoci chiaro. Comunque di non finire neanche il campionato. Quelle voci, interesse dei primi dei padroni. Primi, che rischiano grosso. Il problema principale, che stavo dicendo, l'obiettivo sarebbe quello di... quello classico, o di un risanamento, come dice l'attuale presidente del Parma, parla di un risanamento che ha già messo voce, che ha presentato il piano di programmazione in Lega, che ha avuto il plauso di tutti i presidenti, questo dice... Senza neanche un nome, però. Riferisce il presidente e lo conferma anche l'allenatore del Parma. Donadoni dice che... Beh, loro devono sperare, cioè... Che spera... Non possono fare, sono 2 giorni. Io riferisco tutto, anche noi. Cioè. Riferisco a quello che ho letto. E il punto qual è? La salvezza sarebbe che se non riescono a sanarla c'è una possibilità che ci dice da settembre, però, che poteva farlo anche Ghirardi senza tutti questi giri, quello di portare libero in tribunale, far fallire Parma, mettere in vendita il titolo e acquistarlo immediatamente riacquistarlo con una new co, in questo con modo società, si salverebbe la Serie B. Si salverebbe il titolo. Non prendono i soldi. No, se no si fa la fine di Piacenza, cioè con la fine della revocazione della matricola, perché Piacenza è stata revocata la matricola. Una domanda importante, so che... E si riparte dall'eccellenza. Tu che sai questa cosa, perché
ne abbiamo già anche parlato, però la domanda devo fartela. Il fatto che siano stati pagati i due creditori che avevano preso tanto istanza di fallimento, ok, questo ha avuto un significato importante. Per me sì, assolutamente. Perché? Cioè, dove ha preso i soldi Tati? Ma sai, sappiamo quanti soldi si trattava? No, io gli importi precisi non li so. Ascoltami, e tutti gli altri creditori, perché non hanno fatto la stessa mossa? Magari ci sono attardati. Allora, i tempi, beh, sai, lui è avvocato, sa ascoltami, ok, però i tempi non sono... Il creditivo presta a farlo, Allora, le azioni, i decreti ingiuntivi, di recupero... In parte qualcuna c'è stata, qualcuna t'ha citata. Questa è andata avanti molto. L'istanza di fallimento, da quello che so, queste due istanze sono state fatte senza precedenti decreti ingiuntivi. Ma sono istanze che vengono fatte perché? Con un bilancio che c'è al Parma, con la situazione che c'è al Parma, non c'era, ribadisco, interesse in quei tre mesi che c'era Taci, far fallire il Parma. Sarebbe interessante sapere da dove vengono questi soldi, abbastanza. È che sarebbe interessante. Abbastanza. Ma un'altra cosa anche interessante, noi sappiamo che c'è stato, e tu nel tuo sito l'hai scritto, una messa in mora, addirittura è stata interrotto il servizio d'acqua, ed è stato pagato sempre da Taci, anche questo, prima ancora che acquistasse. Ora, l'aveva fatto con gli incassi. Che vuol dire che ci sono i soldi? Ah, non lo so, se mi incassi io non lo so, sappiamo... E ti ricordi quando Emilia Gol, 3 anni fa, con te anche, parlavamo che il Parma, diciamo il Parma, speriamo che resista, che eravamo forse l'unica voce allora davvero che diceva, cioè, il tessuto sociale della città non può essere ignorato dal Parma e lasciato senza stipendi o creditori per 6, 7, 8 mesi. Io però, Manso, devo fare una critica anche alla città, però. E questa critica è pesante ai media ma anche ai miei colleghi delle società, perché quando io avevo sollevato il problema ero stato uno dei pochi e nessuno mi ha seguito. Abbiamo già subito il caso Parmalat, questo caso Parma è il secondo, e se molti non hanno fatto decreti ingiuntivi, fallimenti, non si sono mossi, si sono mossi per la cosiddetta sull'intenza psicologica. Cosa perché strana, Parma Calcio, che questa basta. Squadra che questa squadra basta deve 1.800.000 euro ai creditori parmigiani, ai dipendenti, alle società sportive, le società sportive che hanno dato i giocatori al Parma Calcio, che le ha fatti giocare, devono prendere dei soldi. E stiamo parlando di noccioline rispetto noccioline al ma bilancio. Per le società sportive, come possono essere società come Fraora, che non è questo il caso, domanda, per la nostra ti fortuna. Ricordi tre anni fa quando ci avevo fatto quella domanda, ti dicevo, nel mondo del calcio nazionale si dice che Gherardi in pratica ha preso il Parma dalla Parmalat, da Bondi, ha preso una società senza debiti, con spese piccole rispetto alla salvezza che aveva ottenuto in Serie A, e però con 30 milioni di euro di entrate della Lega Calcio. Che sono i diritti televisivi. Certo. Ok, e quello che dicevano gli altri presidenti era questo: Gherardi ha preso il Parma pagandolo 6 milioni di euro, caso strano, sono gli stessi che deve dare le banche adesso, ok, facendo una fideiussione e chiudendo in 2 o 3 anni questo debito, però creandolo poi col Parma, sempre di 6 o 7 milioni. In pratica dicevano che Gherardi in questi anni non ha mai tirato fuori 5 lire. Vabbè, sempre fatto sul credito. Non andiamo sui si dice. No, abbiamo detto quello che si dice, cioè, non è niente di che. Non ho mica detto che ha rubato. Però se bisogna andare sempre su delle notizie che. Lasciamo, 2 più 2 fa 4 anche qua. Lo spazio comunque alla trasmissione di Teleeducato del lunedì sera. Su tutte le valutazioni e sull'importante punto conquistato oggi contro la Roma. E per chiudere questo argomento, secondo te, Simone, cioè, quindi quali sono, quante possono essere le possibilità dal punto di vista così in generale che si riesca a salvare economicamente il Parma, e quante invece che si arrivi a questo tracollo finanziario che porterebbe poi la società nei campionati dilettantistici? Onestamente, senza vedere le carte diventa difficile. Io ho visto da un sito internet, ma poi anche segnalato il Manso, che è stato analizzato il bilancio ultimo del Parma Calcio dallo studio Mattarella, lo sito internet stadiotardini.com, che ha fatto un'ottima analisi
e ha spiegato proprio specificatamente, questo commercialista è specializzato in fallimenti, ha spiegato benissimo quali sono gli investimenti da fare. Ora, o qui si tirano fuori tanti soldi, ma veramente tanti, e c'è un investimento importante, oppure si fa la scelta della decozione. Ma hai visto Belfodil? Sì. Comprato a 10 milioni, sì, 11 milioni, no, comprato e con la clausola che l'anno dopo, se non lo tenevano, tu lo ricompravi a 11 milioni. Cioè, io un DS gli taglio il collo, cioè, se fossi un presidente che mi fa... E le poste passive del settore giovanile per 4 milioni e 4? Cioè, con sono una, delle cose con una città che, come Parma... Cioè, e fare girare i soldi quello, Appunto. Perché scusa, tu non puoi comprare... Almeno il prestito me lo paghi. Dal mio punto di vista, Daniele, me lo dai. Rispondendo alla tua domanda, dal mio punto di vista, secondo me... Il Parma ha veramente difficoltà a potersi salvare, io me lo auguro, ho sempre tifato Parma, da sempre, anche se onestamente questi dirigenti mi hanno molto allontanato dalla società. Tu dovevi nascere, ma io ero a Trieste e gol di Bonci, voglio dirlo, perché c'eravamo in c'ero 30. Quando siamo andati in Serie A, ma non è. Comunque secondo me la decozione è veramente vicina, salvo veramente un miracolo dell'ultima ora che il presidente è nuovo, vedremo se lo farà domani, insomma, a tempo fino a mezzanotte alle 16. Ok, allora, correzione per quello che riguarda i risultati, perché c'era anche una partita che è iniziata alle 16.30 nel campionato di eccellenza, quindi diamo anche questo risultato, Manso? Eh sì, la sconfitta in casa del Carignano con la Casalgrandese per 2-0, e io credo questo, ragazzi, cosa ne pensate voi, che sia... Il punto finale del Carignano di questo campionato di eccellenza. Dobbiamo dire che Carignano è una grande società, secondo me ha fatto le scelte, l'ho sempre detto, più che accurate, perché non hanno voluto spendere di più di quello che potevano, sanno benissimo che l'eccellenza è un campionato, cioè è come se il Fidenza fosse in Serie A, possiamo dire questo. Sì, ha fatto i miracoli. Ha fatto i miracoli in questi anni, hanno scelto dei ragazzi giovani molto molto importanti. Secondo me ha fatto qualche errore ultimamente, però insomma ci sta anche. Però il fatto di questa società è che hanno detto no, noi se andiamo su, veniamo anche giù, ma non ci dissanguiamo, non facciamo debiti, quello che promettiamo diamo. Cioè una cosa molto importante, perché tu non sai com'è Carignano. Ma è un paese veramente, veramente, veramente piccolo. Però si può essere molto, molto piccoli, avere un campo molto, molto piccoli e avere una grande società. E quindi tanto, tanto, tanto di cappello. Ecco, sui risultati del campionato di eccellenza, questa sconfitta della Fidentina? Fidentina vinceva 1-0 e poi ha perso 2-1 e era un campo sicuramente molto difficile perché... Cioè, sai com'è, vai a giocare contro una squadra che più o meno ha i tuoi punti e che era sempre stata data per tra quelle che dovevano vincere il campionato, logicamente ci può stare. Solo che, come al solito, dall'inizio ti ricordi che lo dico, che questa Fidentina, nonostante gli infortuni, nonostante tutto, è una squadra che non trova assolutamente continuità. È anche sfortunata, perché io l'ho visto perdere a Salso, ha avuto un po' di sfortuna, però la sfortuna più grande ce l'aveva perché gli mancavano 5 uomini, si sono fatti male tra i 20 minuti. E allora, Marco... Credo che sia determinante. Lentigione ormai, secondo me, ha vinto il campionato, adesso si faccio toccare... L'ultima volta che hai detto così, Carpanetto ha fatto 7 punti in 7 partite. Lentigione. A me dispiace la rete per Lentigione, mi sa che... Ecco, Marco Musi, domenica si giocherà secondo te? Ma sicuramente, almeno penso che la neve questa settimana si scioglierà tutta anche nei posti in cui è rimasta. E, che era più la bassa che in montagna. Che era più la bassa che in montagna, in alcuni punti. E sicuramente i campi non saranno più recuperati di neve, però la neve diventa acqua, quindi sarà difficilissimo giocare su tanti campi. Noi a Fontanellato ne abbiamo un esempio. Mi devi raccontare una cosa, visto che hai fatto sia la promozione prima, seconda. Io mi attaccavo in settimana con Daniele perché gli dicevo guarda che gli allenatori non vogliono giocare in questo periodo, specialmente con la neve, perché gli allenamenti sono fatti sull'asfalto, su dei sabbioni, cioè sul ghiaccio. E quindi hai paura di giocare, anche di prendere un sintetico, perché non sai come l'altra squadra si è allenata. Sbaglio?
ho ragione? Ma guarda, io ti dico, no, mi da torto. Ti do torto. Mi da torto. Vedi, detto. Ma semplicemente perché a me piacerebbe giocare sempre. E quindi dare continuità alle cose sarebbe la cosa ideale. Chiaramente noi qua in Emilia abbiamo un clima particolare, sappiamo che tutti gli anni due o tre domeniche le dobbiamo lasciare per strada. Cioè. Ecco, però io quello che dicevo, motivo del contendere con Manso, era che i recuperi infrasettimanali, soprattutto in certe categorie, questa è una nota dolente, nel senso che si vuole recuperare magari in queste serate di febbraio, di inizio marzo. Che... Quando puoi recuperare? In aprile, o puoi allungare il campionato di due settimane, sì. Cioè... Ritorniamo. Anni fa era successo che avevano allungato i campionati due o tre settimane. Due anni fa, l'anno scorso. Anche l'anno scorso, la seconda 15 giorni, quella prima. Credo. C'è sempre questa fretta. Ma ripartire a gennaio senza senso. Beh, ascolta. Fine gennaio, febbraio. Senza un mese. Senza senso, la gente non lo sa, ma ve lo spiego per quelli che non lo sanno. In pratica, dal Trentino alla Sicilia c'è un inizio e una fine uguale. È come se la Scandinavia e il Belgio giocassero nello stesso periodo. È una cosa che è fuori dal normale, cioè non ha assolutamente senso. Il problema, secondo me, è che ci si dimentica spesso che parliamo di dilettanti, quindi persone che lavorano. Beh, appunto li fai giocare con la neve dopo che si sono massacrati sul ghiaccio, sull'asfalto, così si fanno male il doppio. Guarda che quello che dicevo io prima era proprio quello, cioè tu sospendi, cioè, tu non puoi far giocare la gente o allenare la gente sul ghiaccio, sospendi due mesi. Il problema... Ma devi allungare i campionati comunque, cioè, ok, e accorciare, ritornare con le categorie con due o quattro squadre di meno. Il problema qual è? Che quando hanno cominciato a fare eccellenza, a portare la seconda a 14 squadre, la prima a 16, la promozione a 18, l'hanno fatto per un motivo molto semplice, che si paga di più, più vai su di più, aumenti il numero di squadre nelle categorie superiori, più incassi, e la FIGC è quello che gli interessa, non gli interessa salvaguardare i giocatori, il campionato, gli interessa nient'altro che fare i conti di quanto prende sulle iscrizioni e sui cartellini, perché anche i cartellini cambiano, no? Se non sbaglio, vero? Mi insegni diretto? Yes? Sì. Comunque il discorso è quello, è tutto questo gran numero di squadre che hanno messo, che hanno fatto. Infatti guarda, non più tardi di ieri si parlava di Serie A, non è più possibile mantenere una Serie A a 20 squadre, una Serie B a 22, addirittura anche la Lega Pro, che sono solo 60, le vogliono portare a 45, 48. Proprio parliamo di professionisti, ma stessa cosa deve essere ribaltato, cioè non c'è niente da fare. Questa è una base, ad esempio i dilettanti hanno una base ribaltata, meno squadre di terza che di prima. Cioè una allora vediamo, sentiamo la regia se è pronto il collegamento con Piacenza. No. Allora appena siamo pronti... me lo dite, perché così poi possiamo arrivare alla chiusura. Io ne approfitto che c'è la presenza di Simone Alberici, che fra l'altro è avvocato, per un caso che mi è stato sottoposto da un presidente. Io ovviamente non faccio i nomi del presidente della squadra e del giocatore. Però fai il nome di Alberici. Però faccio il nome di Alberici perché lui è avvocato e qua presente. Allora, un bambino che si è infortunato nel corso di una partita, una frattura a un dito, praticamente che cosa è successo? Che non si è ritenuto soddisfatto del rimborso del risarcimento offerto dall'assicurazione per tutti quanti i tesserati e ha fatto causa alla società. In prima istanza il giudice ha condannato la società al pagamento di 8-9 mila euro di risarcimento al bambino. Ecco. Cioè, se questa teoria fosse confermata in una sentenza definitiva, questo non potrebbe mettere un attimino a rischio un po' tutte le attività dei settori giovanili e quant'altro, perché se ogni giocatore che si infortuna fa causa alla società, capite che le società non possono più far fronte a tutti questi impegni e gli infortuni, insomma, sono anche un pochino all'ordine del giorno. Cosa ne pensi, Simone? È un argomento abbastanza interessante, ne ho affrontato anch'io di un paio di casi in tal senso.
Onestamente bisogna capire in quel caso specifico, perché naturalmente poi la teoria va applicata alla pratica, in quel caso specifico se c'era o no la responsabilità della società. No, era uno scontro di gioco normale durante la partita. Allora onestamente rimango molto stupito dalla sentenza dei giudici, che sicuramente sarà un giudice di pace perché è un importo inferiore, dei soldi fino a 15.000 euro per i risarcimenti. Però mi sembra veramente strano che non tribunale, è perché la richiesta è tribunale, perché la maggiore era molto più alta. Addirittura. Sì. No, il punto è che se vi è una responsabilità per negligenza, per mancanza, cioè c'è la dimostrazione che la società non ha fatto nulla per evitare l'infortunio, allora è un conto, non so, possiamo parlare una buca all'interno del campo da calcio, una situazione, insomma... Ma lo scontro di gioco? Di gioco è proprio il caso fortuito, non solo. Quando viene un'attività sportiva, calcistica, ma calcistica o non, c'è l'assunzione del rischio. Cioè l'atleta quando partecipa a una gara si assume un rischio, e anche se è un minore, e comunque minore, e viene firmato il cartellino dal genitore, si assume quel rischio. Ora, questa responsabilità, la cosiddetta responsabilità oggettiva, viene applicata anche con le scuole. E con le scuole l'infortunio viene risarcito solo quando... Negligenza. Cioè la negligenza è una mancanza attenzione dell'istruttore, perché l'istruttore deve dimostrare che era attento, ma un scontro di gioco, se addirittura una partita di campionato, non è che io posso entrare in campo e impedire a due giocatori che si scontrano. Purtroppo questo aspetto è una cosa che non sempre i giudici guardano, perché applicano alla lettera la responsabilità oggettiva delle scuole, che tante volte per degli infortuni, perché si fanno male a ginnastica, cadono, si girano la caviglia, riconoscono il responsabile della scuola, ma è una cosa completamente diversa, perché la scuola, a differenza del calcio, non c'è un'assunzione di un rischio, e invece col calcio, facendo lo sport, non è che andiamo a fare ballerine o a bocce, cioè stiamo assumendo un rischio. Pertanto, dal mio punto di vista, questa sentenza onestamente mi lascia molto stupore. Soprattutto si crea un precedente veramente pericoloso, perché se passa questo messaggio, e io devo dire che i 4-5 casi che ho affrontato li abbiamo sempre chiusa, e comunque quando è avvenuta, questo parlo da avvocato, è avvenuta perché la società non ha attivato l'assicurazione. Cioè è capitato dei casi in cui la società non ha attivato l'assicurazione per negligenza, per imperizia, perché addirittura c'era una responsabilità grossa della società, perché è capitato un caso che un ragazzo si è rotto i legamenti perché c'era una buca nel campo. Allora lì incomincio a vedere delle responsabilità, o un ragazzo che si è tagliato perché c'era un chiodo in mezzo al campo, o che è piantato la testa contro un paletto che era troppo vicino. O addirittura caso tipico, e questo sono stati dei presidenti che sono stati anche condannati penalmente, la porta che è crollata addosso a un ragazzino. Ah, comunque a Roma è successo all'inizio dell'anno. Quelli sono casi di responsabilità. Ma un infortunio, onestamente, un infortunio del genere, rimango molto stupito anche di una sentenza di giudice. Chiaro che bisogna capire quanti anni aveva il ragazzo, Daniele. 10 anni. Dunque era campionato. Proprio. Sì. Però lì c'è un problema, che essendoci campionato non c'è l'arbitro. Il fatto che manca l'arbitro, non si riesce a capire se il fallo di gioco era veramente un fallo di gioco o seppure era uno scontro fortuito. Perché c'è l'autoarbitraggio. Dunque, era la squadra di casa, la squadra che... Sì, ecco. Sì, sì. Essendoci l'autoarbitraggio con la squadra di casa, può essere che il giudice abbia interpretato che l'arbitro, che era della squadra di casa, non ha fatto in modo di evitare lo scontro e pertanto ha creato il danno. Però mi sembra molto faraginosa come teoria. Sì, credevo di essere io l'avvocato del diavolo. Cioè, avete sentito? Cioè, le società che hanno bisogno di un avvocato l'ha già trovato. Facciamo pubblicità. Quanto è bravo. No, è bravo, però c'è... Poi c'è una cosa, io ho voluto sollevare il problema in questo tempo che ci siamo dilungati oltre il nostro normale orario, proprio perché c'è questa sentenza, se fosse confermata, metterebbe in difficoltà, secondo me, molte squadre, perché uno... Voglio dire, poi succederebbe anche di quelli che magari ci mettono. Ma poi non è finita, lì. Daniele, visto che prima il Masso ha detto una cosa sul Parma, e adesso io prendo la palla al balzo, c'è una cosa negativa, ma io ho anche una sentenza, che poi dopo ne parleremo più avanti. Col Manso la sa già, abbiamo già è veramente importante. C'è anche una sentenza però di un giudice di pace, questa volta penale a Reggio Emilia, che è stata che è epocale. È stato condannato per diffamazione un arbitro per aver indicato nel referto il falso.
quello che noi combattiamo da 5 anni. Attenzione, in causa è stato perché è stato condannato per 5 anni un dirigente che è stato accusato di aver picchiato l'arbitro. Sentenza, cioè provvedimento disciplinare confermato in primo grado e in secondo grado, perché l'arbitro non ha modificato le condizioni. Pertanto, però, nonostante questo, è stato querelato e il giudice di pace di Reggio Emilia ha detto, ha confermato che è stata fatta diffamazione e l'ha condannato penalmente. Questo è molto importante perché è una difesa fondamentale per molte società quando si trovano dei referti palesemente falsi di qualche arbitro che non fa tanto bene questo sport. E non dovete aver paura a fare questi ricorsi o queste denunce. Benissimo, allora questa è una cosa che deve smettere. Ringraziamo Simone per la competenza che ci ha dato e pronto il collegamento con Piacenza, via. Presentiamo i protagonisti di questa serata. Iniziamo subito da Marcello Mazzucchelli, figlio d'arte, categoria scuola calcio, ruolo che preferisce attaccante, a detta del suo allenatore molto sveglio. Marcello, cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra? Che sono molto bravi e mi piace giocare con loro. Invece chi vuoi salutare stasera? Tutta la mia famiglia. Vuoi dire qualcosa alla mamma? Sì. Cosa gli vuoi dire? Che sono molto felice che loro mi guardino. Bravissimo. Marcello, quanti gol hai fatto quest'anno? Talmente tanti che non me li ricordo. Bene, io farei un applauso a Marcello perché è stato bravissimo. Vai vicino a Francesca. Passiamo a Matteo Raffaelli, categoria Pulcini, attaccante, vivace, grintoso e molto bravo. Matteo, cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra? Che si devono impegnare di più, che possiamo raggiungere i nostri obiettivi se si impegnano molto. C'è qualcosa che vuoi dire al tuo allenatore questa sera? Che è bravo, però ci fa correre troppo. Mia mamma e mio papà. Bravissimo. Passiamo a Pico Andrea Bosoni, portiere, categorie esordienti. Il suo portiere preferito è Andanovic, molto sveglio ma un po' troppo serio, dice il suo allenatore. Perché Pico Andrea, il tuo allenatore, dice che sei un po' troppo serio? Perché quando prendo gol mi arrabbio un po' troppo, con me stesso. Ecco, non devi arrabbiarti allora, facciamo questa promessa. A chi vuoi salutare a casa? A casa non ci sono i miei genitori perché sono qui, però c'è mio nonno e lo saluto tanto. Bravissimo. Passiamo adesso a Riccardo Schiavi, categoria giovanissimi, attaccante, 10 gol, tifoso della Juve, leader della squadra. Riccardo, cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra? Noi siamo un gruppo unito che, diciamo, se devo dire un difetto, che sottovaluta un po' gli allenamenti, che però... Come sottovaluta un po' gli allenamenti? Non vi impegnate abbastanza? Secondo il nostro allenatore no. Invece del tuo allenatore cosa vorresti dire stasera? Che... Non si può perché è bravo, diciamo che a volte ci fa correre troppo. L'allenatore, come si chiama il tuo allenatore? Manuel Calamari. Facciamo un applauso al suo allenatore. Ti vuoi salutare a casa? Mio papà che è a casa con mio fratello. Bravissimo. E infine, no scusate, abbiamo Giacomo Barbieri, categoria allievi, portiere, si ispira a Buffon. Agile, reattivo, a detta del suo allenatore. È altissimo questo portiere. Cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra? Che si stanno impegnando molto, che possiamo arrivare a grandi obiettivi e di continuare così. Tu dietro le quinte mi hai detto che volevi dire qualcosa anche ai tuoi genitori, in particolare alla tua mamma. Che non si deve preoccupare per la scuola perché adesso giuro di impegnarmi molto e di andare bene a scuola. Ha fatto una promessa, bravissimo. E infine abbiamo Bogdan Mersea, categoria juniores, difensore, a detta del suo allenatore, picchiatore e grintoso. Perché Bogdan picchiatore e grintoso? È perché metto molto grinta nelle partite e basta, cioè, metto molta grinta nelle partite. Sì. Chi vuoi salutare a casa? La mamma. Benissimo. Adesso andiamo a presentare tutti gli altri ragazzi.
Nome, cognome e ruolo. Mi chiamo Matteo. Che ruolo hai? Attaccante? Attaccante. E chi vuoi salutare a casa? La mamma. Il papà. Il papà, la mamma non la può salutare. Prego, vai vicino a Francesca. Mi chiamo Pietro Facchini, sono un difensore e voglio salutare i miei parenti. Bravissimo. Di nome mi chiamo Fabiano, cognome Perugia. Ti vuoi salutare? La nonna. La nonna. Senti, che ruolo hai tu nella... Attaccante. Attaccante. Quanti gol hai fatto? Su una ventina. Bravissimo questo attaccante. Mi chiamo... Nome, cognome, ruolo. Nome Cristian Gonzalez, cognome... Nome Cristian, cognome Gonzalez. Voglio salutare i miei amici e la mia famiglia. Senti, il tuo ruolo che preferisci qual è? Attaccante. Attaccante, tutti attaccanti stasera. Nome Simone, cognome Ziculare. Voglio salutare Nicola Facchini, Paolo Buscarini e la mia famiglia. Bravissima. Mi chiamo Matteo Maxuti, faccio l'attaccante e a casa voglio salutare tutta la mia famiglia e i miei fratelli. Bravissimo. Mi chiamo Leonardo Delle Noci, il mio ruolo preferito è attaccante e voglio salutare la mia famiglia. Bravo. Prego. Mi chiamo Gazzola Paolo e il mio ruolo è portiere e vorrei salutare mio cugino. Samuele Bovolenta, il mio ruolo è difensore e vorrei salutare tutta la mia famiglia. Bravissimo. Mi chiamo Leonardo Bongiorni, gioco nella categoria esordienti, sono un attaccante e vorrei salutare mia sorella. Mi chiamo Thomas Fiorani e vorrei salutare mia madre che è lì e i miei parenti. E il mio ruolo preferito è difensore e ho fatto 0 gol. Mi chiamo Matteo Zaffignani, faccio il difensore e vorrei salutare tutti quelli che sono a casa che adesso stanno guardando Teleducato. Bravissima. Mi chiamo Andrea Molinari, faccio il difensore, a volte faccio anche la fascia perché il mio allenatore... Duplice ruolo. Sì. E vorrei salutare mia mamma e mio papà che sono a casa che stanno guardando la tele per vedermi. Bravissimo. Mi chiamo Rigerto Toscu, vorrei salutare la mia famiglia e di ruolo faccio l'attaccante. Quanti gol hai fatto quest'anno? 2. 2 gol. Con la promessa che ne farà di più però. Mi chiamo Luca Enrione e faccio il difensore. E voglio salutare tutti i compagni di squadra a casa che non sono potuti venire. Bravissimo, poi abbiamo... Mi chiamo Tommaso Scrudato, faccio il centrocampista e vorrei salutare mio fratello e mio padre. Bravissimo. Mi chiamo Luigi Malvermi, faccio il portiere e vorrei salutare mio cugino a casa. Mi chiamo Paolo Buscarini, faccio l'attaccante e vorrei salutare mia nonna. Quanti gol? 10. 10 gol. Mi chiamo Nicola Facchini, sono un difensore e volevo salutare il mio allenatore. Bravissimo. La parola a Francesca. Farei un grossissimo applauso a questi ragazzi perché sono davvero bravissimi, anche a tutti gli allenatori ma anche ai genitori, perché senza di loro tutto questo non potrebbe accadere. E Daniele, ti ridò la linea. Benissimo, grazie Francesca. Siamo arrivati al momento dei saluti. Allora Arianna, vogliamo salutare i nostri ospiti? Salutiamo i nostri ospiti, Simone Alberici, Marco Mosi e il Manso. Buonasera a tutti. Buonasera. Benissimo, grazie di essere stati con noi. Un saluto particolare anche a tutti gli amici del River che sono
all'altro village. Purtroppo il tempo è tiranno, siamo andati molto oltre quello che era il nostro tempo a disposizione. Come sempre, appuntamento domenica prossima alle 21, sempre su Teleducato, canale 12.